Eccoci qua, ciao, ciao a Eccoci. tutti, buonasera, ciao Tommy e ciao Joe, quanto Buonasera, tempo? buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. E allora, ricordiamo intanto cos'è il Twitch Tank. Il Twitch Tank è il nostro formato dove invitiamo startup a portare la loro idea e a esporla in pubblico e noi cerchiamo di fare una sorta di feedback, domande scottanti, cerchiamo di, insomma, di dare un voto finale e vedere un po' come la startup ha performato. Abbiamo avuto, questo è il nostro quarto episodio, il terzo in lingua italiana, e questo giro abbiamo startup che sono in fase di pre-seed, Tommy? Seed? Sì, diciamo, sono in fase abbastanza iniziale, quindi ci saranno tante idee, come abbiamo visto anche nel primo episodio, tanto feedback, quindi speriamo che sia di valore anche per i founder che hanno deciso di presentarsi. Fantastico. Allora, purtroppo siamo in formazione rimaneggiata, nel senso che non c'è il nostro caro Hassan, che purtroppo ha avuto un inconveniente e non è potuto esserci oggi, ma ci sarà per i prossimi episodi. Siamo Sì, però noi tre esatto. soliti e vediamo, ce la caveremo anche in tre. Gio, Ci come starà stai? guardando in differita. Sen vi manda un abbraccio a tutti quanti, quindi tornerà nei prossimi episodi assolutamente. Tutto bene, ho un po' di lag, mi sentite bene? Vediamo che c'è un po' di scarso sync tra voce Strano. e. Non so se provare a uscire e entrare. Vabbè. Prova, prova. Forse è una nuova startup che si occupa di fare il viaggio. Torno tra un attimo. Ok. E niente, ragazzi, quindi bentornati su Twitch Tank. Vi ricordo che se volete partecipare, il link per candidare la vostra, per sottomettere la vostra idea e per proporci la vostra startup è m.trip/tank, che abbiamo aggiornato recentemente. E niente, quindi aspettiamo che torna Joe. E intanto, Tommy, tu che hai fatto un po' la selezione di startup, puoi darci Sì. Beh, qualche anticipazione? startup interessanti. Abbiamo vari tipologie di business. Andiamo da B2B, B2C, quindi ci sarà da divertirsi. La prima startup, intanto che aspettiamo Joe, eccolo qui. Lo Proviamo un riaggiungiamo po' a vedere subito. Joe, ci sei? Meglio? Molto Sì, meglio, sembra molto meglio, sembra meglio. meglio. Bene. Dicevi la prima startup? La prima startup è un founder italo-americano, in realtà, quindi Founder interessante. italo-americano, ringraziamo Coso, bellissimo Coso. grazie. Founder italo-americano, questa qui è nuova. Di chi si Sì, tratta? sì, sì, sì. Mark ci presenterà una sua idea, ovviamente trattandosi del canale di Mr. Rip nel mondo dell'AI. Quindi vediamo, Ok. interessante. Non è la prima di AI che compare nel nostro roster. Però diciamo, oggi l'obiettivo, ragazzi, è anche quello di essere veloci, quindi secondo Ok, me certo. Direi di siamo pronti partire. Mi sembra che a si chiama Ask Any, se non iniziare. sbaglio. Sì, Ask Any. Ask Facciamo Any. entrare Mark, hello. Mark Hello, eccolo qui. Ciao Ciao. Mark. Ciao Ciao Mark. ragazzi, buonasera, buonasera. Ok, raccontaci la tua startup. Vabbè, ora facciamo un secondo di serie, ve la spiego al volo. E diciamo che, come sapete, ho passato da creator, ma comunque la voglia di diventare imprenditore c'è sempre stata e ho approfondito molto il mondo dell'intelligenza artificiale quest'anno, per cui ho pensato a un business model che avrebbe potuto spaccare, specialmente grazie alla mia persona. Per cui Ask Any, che ha l'obiettivo, la missione finale, diciamo, di creare un AI generale sicura, quindi comunque un mondo con la singolarità di un mondo, diciamo, bello. L'ho già sentito questo claim, però vabbè. Sì, diciamo ci ispiriamo a altre realtà del settore, ma siamo unici e vi farò capire come mai. Si tratta di una chat, quindi diciamo una chat che risponde alle domande che vengono fatte dagli utenti. Ci ispiriamo molto ad altre aziende, diciamo che siamo proprio uguali ad altre aziende valutate fino a 100 miliardi, per cui questa è più o meno la nostra valutazione attuale, che abbiamo stimato. Siamo comunque almeno 50 siamo comunque almeno 54 volte più forti di Stockfish. Cazzo, scusa, no, è una reazione emotiva perché sono molto emozionato di trovarmi comunque di fronte a voi, ma so
ma soprattutto di Fortnite. E questo forse è il benchmark. Io voglio investire sì. Subito. Accetti anche cash? Come funziona? Sì. Fortnite soprattutto lo battiamo di brutto. Abbiamo fatto dover test. E che è molto più giocato degli scacchi, ricordiamo. Quindi il mercato è molto più grande. Sì. Okay, ottimo. Qua un esempio pratico. Questo è il nostro MVP. Al momento diciamo che l'MVP purtroppo non abbiamo ancora di fatti l'IA che risponde, ma rispondo io a tutte quante le domande, ma non abbiamo ancora tantissimi utenti, quindi per un bel po' sarà sostenibile. Ho chiesto al servizio che poi sono io se ci fossero servizi migliori. Abbiamo scoperto che si fanno cagare proprio gli altri servizi. Noi siamo chiaramente migliori, anche perché abbiamo trainato l'AI proprio per renderla identica a me. In questo momento rispondo io, quindi diciamo che il prodotto possiamo dire ask che è perfetto. Ask Any. Infatti mi ricordava qualcosa. Come mai su me non tutto l'internet come i nostri competitor principali? Perché comunque io sono una persona assolutamente rispettabile. Quindi penso che sia comunque un ottimo risultato. Io non ho domande. Cosa? Sì, l'MVP è costato 13 euro fino ad ora. 13 euro. Sì, perché comunque devo scrivere le domande su carta e penna e sui dei fogli soprattutto, quindi costano tanto, ma sto lavorando una partnership con BIC che potrebbe ridurre i costi del 75% andando ottimo. Esatto, esattamente. Quadruplichi il margine in percentuale. Certo. Sì, questo sono io all'azione, l'altro giorno. Ottimo, ma gira anche su blockchain? Sì. Beh, ogni domanda è un token e ogni risposta è un NFT. Questo sarà dopo il serie B. Io sarei interessato a investire il fondatore per evitare AGI, però investire con la macchina, quindi ma guarda, in effetti. Come ho detto, la nostra valutazione è da 997 milioni, ma solo per voi oggi è scesa a 97 milioni. In realtà, proprio perché siamo al Twitch Tank e sono anche il primo, 7 milioni, se volete investire oggi, questo è... è regalata, ragazzi, sospendiamo tutto quanto, shut up and take my money, sospendiamo tutto, ragazzi, ask any e via, è andata. Sì. C'è l'offerta del produttore Big, perfetto, affare. Ah, guarda, io direi che comunque abbiamo già deciso, però io ti farei due domande principali. La prima è, qual è l'IBAN? Sì, te lo dico. Ce l'hai? Me lo mandi? Ok, perfetto, bonifico, lo mandiamo dopo. La seconda è, visto che comunque abbiamo un giudice in meno, tu mi sembri uno bello esperto, ti va di rimanere, darci una mano a valutare le altre startup? Tu mi sembri un po' fuori competizione, sinceramente, però se... Va bene, no, secondo posto. Dai, facciamo, rimango, magari faccio la giudice anche io, intanto avete visto, ci so fare. Sì, perfetto. Ok, ottimo. Buona sapersi. Sì, si può pagare anche a rate, questo sicuramente, però attenti alle rate perché, sai... potreste indebitare, tanto con le GA che ve frega, tanto fa tutto quanto lei, per cui vai tranquilli. Ottimo, bene. Ok, grande Marcello sarà con noi, e sarà il quarto ospite, il quarto giudice, e possiamo fare entrare la prima startup candidata per il secondo posto, ok? Esatto, la prima startup. Mi fai tu... sì, diamo il benvenuto a Serena e Pietro di Zonzers, eccoli qua. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Forse non ha senso partecipare. No, esatto, visto... infatti. Lo so, è difficile. A tavolino ci ritiriamo. crediamo in voi. E se siete pronti, io aggiungo la vostra presentazione e avete i vostri 5 minuti per spiegarci chi siete e cosa fate. Sì, in realtà abbiamo preparato una demo che ci piacerebbe mostrarvi. Ah, certo. Molto volentieri. Perché risparmia una serie di slide. Mandiamo noi? Certo, sì, mandate voi. Oh, perfetto, la prima demo che vediamo del Twitch Tank. Credo che dobbiamo aggiungere noi. No, possono condividere loro il loro schermo. Ok. Forse vedete adesso? Sì, esatto, eccolo qua. Ok, partiamo. Zonzers è un social che serve per trovare compagni d'avventura. Ti iscrivi, crei il tuo profilo e pubblichi la tua avventura. Gli altri utenti ti chiedono di partecipare e tu scegli i compagni che preferisci. Poi succede questo. Alla fine l'app ti chiede con chi lo rifaresti e ti aiuta a incontrare le persone con cui ti trovi bene e fare le cose che ti piacciono, qualsiasi sia la tua idea di avventura. We'll be right back.
Zonzers è un social, ma della vita vera. Zonzers, the adventure social network. Posso dire che è fighissimo, mi piace tantissimo. Allora andiamo con la presentazione, quindi non andiamo sì, noi. Per la slide ci proiettate voi? Ecco qua. Eccola, eccola, sì, sì, sì. Perfetto, avete già catturato Giorgio, quindi siete un passo avanti. È bellissima come idea, è bellissima. Io già riconoscevo questo spoiler, perché voi avete fatto un altro contest esattamente nel 2022, bene. Quindi avevo visto la presentazione, immagino sia cambiata, anzi sono curioso di sapere cosa è cambiato nell'arco di un anno. Beh, intanto che è uscita l'app, quando siamo venuti a Startup Impact, noi speravamo di riuscire a dire a Startup Impact, che era giugno 2022, speravamo di venire lì a dire è uscita l'app, e invece non siamo arrivati in ritardo di una settimana, adesso invece è fuori appunto da allora. Vado. Vai, vai, vai. Quindi Zonzers è un'app, cosa che non era poco più di un anno fa, è un'app social che aiuta le persone a trovare compagni d'avventura, quindi persone con cui fare attività all'aria aperta, sport outdoor e viaggi. Di tutte le attività possibili che vi vengono in mente. I dati che abbiamo oggi, abbiamo 18.000 utenti iscritti alla piattaforma, quindi rispetto a un anno fa abbiamo più che quadruplicato. In media facciamo 800 utenti attivi al giorno, finora sono state proposte più di 5.000 avventure e abbiamo ricevuto 10.000 richieste di partecipazione. Un altro dato per noi super positivo è questo CPA su meta di 7 centesimi, dove per obiettivo dell'azione consideriamo il download e l'iscrizione a Zonzers, che comunque comporta l'inserimento non solo di uno username ma anche scelta di tag eccetera, quindi è un procedimento anche abbastanza impegnativo e quindi questo costo ci piace molto. Scusa, quelli sono 7 centesimi su 17 euro e 6 che avete speso? È quello che vuol dire? Su meta. Quello è l'average. 7 centesimi di cost per acquisition è bassissimo, non l'ho mai vista una cosa del genere. È molto basso, sì. Sì. Ok. Il nostro target sono i generazione Z, Young Millennials, quindi 18-35 Europa, quegli 85 milioni sono segmentati su Instagram con interessi sport outdoor e viaggi avventurosi, quindi parliamo di una generazione che non ha problemi a organizzarsi da sola le cose, ha tutti gli strumenti digitali e la mobilità e la flessibilità necessarie e per i quali il driver, uno dei driver, se non il driver più importante, è proprio trovare persone con cui fare cose. Tant'è vero che viene utilizzato poi come strumento di vendita anche dai tour operator. Venite con noi perché così conoscerete delle persone. Il problema è appunto che escludendo i viaggi organizzati, i social network che hanno perso un po' la loro funzione di aggregante e sono diventati più degli strumenti di intrattenimento, non riescono poi, ci sono i gruppi su cui si parla di fare un viaggio insieme, però poi alla fine non si quaglia, quindi serve un modo veloce, efficace per trovare le persone, quindi sostanzialmente un'app. Quello che vedete in alto a destra è la composizione attuale della nostra utenza, quindi abbiamo i tre quarti sotto i 35 anni. Per aiutare a posizionare Zonzers su un mercato molto complesso dove ci sono vari player, perché qui parliamo di appunto mondo del turismo e dell'esperienza in cui ci sono sia player digitali che tour operator, abbiamo ideato questa mappa che è basata su due assi. Da una parte come vengono generati i contenuti, che in questo caso sono appunto esperienze nel nostro caso, oppure ad esempio in quello di WeRoad, che è il player attualmente italiano sul mercato del turismo più grosso, poi c'è Meters. Sull'asse invece delle interazioni, da una parte ci sono le interazioni digitali, quindi vediamo player come Strava, che sta andando molto bene, o Komoot, che è un'altra app tedesca, Brinku, TripAdvisor, che comunque prediligono le interazioni digitali. Interazioni reali invece sempre su Camom, Freedom, Airbnb Experiences, che al momento ha chiuso da aprile. Tuttavia lì, per quanto riguarda la generazione delle esperienze, non è diretta come su Zonzers. Cioè su Zonzers ti iscrivi, vai, schiacci crea e
e hai pubblicato la tua avventura, non devi come dire, fare un training come succedeva su Airbnb o su Camomo, essere un professionista. E lì infatti ci posizioniamo noi. I nostri contenuti generati dagli utenti sono per l'appunto le avventure. Qui cioè, vabbè, siamo un po' megalomani, no? Con tutta l'umiltà del mondo, quando ogni volta che parliamo di Zonzers a qualcuno li vediamo sorridere, e infatti forse anche per questo che abbiamo un costo di acquisizione così basso. Sta andando veramente bene, le persone sono super contente, abbiamo un sacco di recensioni positive, un sacco di gente che ci scrive messaggi a volte commoventi per raccontarci che ha iniziato a fare cose fantastiche, conoscere persone, divertirsi. Il 35% dei nostri utenti ci viene da passaparola, e infatti di solito gli utenti aumentano dopo il weekend perché si vedono durante le avventure, si parlano, poi invitano gli amici. E sulla sinistra vedete uno screenshot di un reel che è stato pubblicato qualche tempo fa da una ragazza che cercava appunto persone che amano fare questo tipo di cose, di vita all'aria aperta. Un nostro utente ha commentato e sotto vedete lo spike che hanno fatto le iscrizioni, cioè abbiamo avuto un momento di spike positivo semplicemente per un commento. La nostra percezione è che, sebbene non esista un'app così, il bisogno nel nostro target sia talmente forte che appena ne parliamo è come se si accendesse una lampadina, ma cioè esiste sta roba. Io arrivo da quel messaggio. Ciao, benvenuto. Parliamo del mercato in cui siamo posizionati, che è il mercato del turismo. Statista stesso dice che è difficile circoscrivere e definire il mercato del turismo. Noi qui abbiamo provato mille volte a fare un thumbs and sum che fosse credibile, ma è veramente difficile. Abbiamo messo dei valori che sono quelli del mercato europeo viaggi e turismo, del mercato europeo sport e attività outdoor, e anche di quello dei prodotti e dell'equipaggiamento. Parlando solo in maniera ristretta del mercato del turismo, è previsto un tasso di crescita del 5.4% per arrivare a un mercato globale enorme, 17 trillion nel 2030. L'altro giorno sentivamo Brian Chesky che diceva secondo solo al mercato del petrolio, per cui insomma è molto ampio. Caratterizzato ovviamente da delle istanze che tutti conosciamo: il problema dell'overturismo, la rinascita dell'importanza delle relazioni, quindi appunto il driver di cui si parlava prima, l'istanza della digitalizzazione di cui si parla un sacco nel mondo del turismo, la necessità di sveltire i processi, automatizzare tutto, e poi l'attivismo che caratterizza le nuove generazioni di turisti, che quindi si preoccupano anche del problema climatico, dell'impatto sulle comunità locali, eccetera. In basso a destra, qui appunto stiamo parlando di rocket science, però un tentativo di circoscrivere il nostro SOM l'abbiamo fatto moltiplicando la revenue media per utente delle travel app, che è di 46 centesimi di dollaro attualmente, per l'audience che abbiamo detto prima. E questo è un SOM, ma è uno dei tanti possibili SOM che vi potrei presentare, perché appunto stiamo parlando di tante cose trasversali che si incrociano. Il nostro business model è orgogliosamente un B2C, ma non si ferma a essere B2C, perché noi appunto vogliamo essere un social network che gira intorno all'utente, quindi un'ampia base utenti, alcuni dei quali sono supporter. L'abbonamento è già attivo adesso sulla nostra app, quindi una base freemium, a cui poi si aggiungono altri profili. Adesso abbiamo attivato i profili verificati, che sono sostanzialmente le guide certificate, gli istruttori sportivi, CONI o simili, e le associazioni sportive dilettantistiche. Dilettantistiche. Costoro hanno un profilo verificato, verifichiamo le credenziali, e possono proporre esperienze a pagamento, quindi avventure a pagamento. Dopodiché abbiamo iniziato a fare esperimenti con i profili partner, quindi qui stiamo parlando di tour operator, per i quali prevediamo poi di introdurre in seguito. Queste sono cose che sono in roadmap di sviluppo, quindi una SaaS per gestire prenotazioni, pagamenti, eccetera, e contemporaneamente anche pubblicizzarsi sulla nostra app.
sul nostro network, per i creator, quindi quelli che tutti coloro che ad esempio possono fare non solo travel vlog ma anche travel plan, contenuti anche digitali, tutorial sulle attività sportive outdoor, e poi gli advertiser, quindi i brand outdoor veri e propri. Poi c'è tutto il discorso dei programmi di referral, che è una cosa che attiveremo nei prossimi mesi, ce ne sono tantissimi che comunque ci permettono anche di fare un po' di cash flow, e poi tutti i prodotti e servizi di terze parti che si possono immaginare, quindi anche prodotti digitali o reali. Abbiamo introdotto, abbiamo messo le basi della nostra esperienza utente sull'app, introducendo questi crediti virtuali che chiamiamo funghetti. Funghetti. Cioè, mi distraggono quei messaggi lì, ogni tanto me li leggo, non devo cercare di non leggerli. Ok, i funghetti. Cioè, sembra proprio fatta per me questa presentazione. Guarda, non è voluto, in realtà ci sono i funghetti perché il fratello di Pietro Giacomo, che Marcello ha conosciuto quando abbiamo pitchato insieme, lui è un fungaiolo super appassionato, sì. E siccome lui è il nostro UX designer, è il nostro graphic designer, i funghetti sono perché lui è esatto. È un fungaiolo pazzo. Comunque i funghetti adesso vengono guadagnati attraverso azioni sull'app. Ovviamente dobbiamo ancora sviluppare tutta la parte di gamification. La cosa interessante è che si possono contemporaneamente ricompensare gli utenti che portano valore sulla piattaforma, e per noi valore significa partecipazione. Il nostro KPI numero uno è le avventure proposte e le avventure e partecipazione a queste avventure. Inoltre, come ci siamo resi conto, perché chiediamo tantissimi feedback, siamo in comunicazione molto stretta con la nostra community, in molti casi Zonzer può essere veramente qualcosa che ti cambia la vita, e di questo ci siamo resi conto perché le persone ci dicono: io stavo sul limite della depressione e adesso esco tutti i weekend con nuovi amici. Quindi anche aggiungerei coppie che sono nate, c'è anche l'effetto che noi cerchiamo di tenere un po' così, perché non vogliamo essere competere con Tinder. Esatto, assolutamente, però ovviamente succede, ma è anche abbastanza ovvio che succeda quando si condividono certi tipi di esperienze. Comunque, gamificare il percorso personale che una persona appunto può fare, da uscire dalla zona di comfort e arrivare alla zona di crescita, è un progetto che ci interessa moltissimo. Siamo anche... solo di velocizzare un pochettino, Serena, che siamo quasi finito. Financial EBITDA positivo al terzo anno, siamo in pre-seed 250k e prevediamo un round date da... Aspetta. Correte però non su questa slide, che è la più importante. Vai. Allora, EBITDA positivo al terzo anno. Il nostro KPI, come ho detto, sono gli utenti attivi, che adesso noi calcoliamo sulla base del nostro dato attuale, cioè il 26% degli utenti iscritti alla piattaforma. Abbiamo previsto, e siamo adesso in pre-seed, e vogliamo raccogliere 250k. Abbiamo già fatto una pre-application, cioè un colloquio introduttivo per applicare per Smart & Start, e siamo eleggibili, quindi anche quello è nel nostro piano, per poi arrivare a un round successivo e poi andare avanti con le nostre gambe. Vado avanti. Cioè 2023 non siete ancora operativi, cioè non ci sono ancora revenue, non c'è niente, non ci sono costi, questi già partono dal 2024. Ci sono delle revenue. Attualmente il nostro abbonamento costa 1,99 € al mese, quindi le nostre revenue su 18.000 utenti, abbiamo il 7%, ti fanno ridere. Le nostre revenue ci servono per coprire i costi che noi abbiamo dei tool digitali, del server, cioè adesso siamo alla pari. Ogni tanto ci mettiamo dentro. E non avete ricevuto investimenti fino ad oggi, giusto? Non li abbiamo cercati. Okay. Non li abbiamo ricevuti. Pre-seed significa che ancora non siete alla ricerca di 250k? Allora, siamo adesso da qualche mese siamo affiancati da un mentor che ci sta aiutando in tutta la parte di business, perché noi siamo, dotati in certe cose, ma invece su questo ambito siamo alle prime armi, quindi abbiamo una persona che ci accompagna. E sì, li stiamo cercando, e diciamo che in parte li abbiamo forse
però non, scaramanticamente non vi dico niente, però cioè, non sta andando, sta andando tutto bene, però sì, li stiamo cercando, li stiamo cercando. Ok. E vado avanti? Sì, poi passiamo alle domande. Yes. Ok, questa è la composizione del, del nostro piano di spesa. Il primo anno è soprattutto staff, adesso noi siamo sei founder più altri tre collaboratori e poi ovviamente aumenta la percentuale in, in marketing. Poi magari la cosa importante, scusate, cerchiamo ovviamente anche smart money. Quindi non cerchiamo solo soldi, ma stiamo cercando anche persone che ci possano affiancare con expertise che noi non abbiamo. Eccoci qua, questi siamo noi. Ci preme dire che appunto siamo una startup italiana, come si evince, il che è bene perché l'Italia è una top destination per quanto riguarda le attività outdoor e il turismo avventuroso e basta, ho finito. Fantastico, fantastico, grazie. 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 La... Okay. Io nel frattempo mi sono iscritto a Zonzer. Io lo stavo facendo, ma parto io al volo. Ho un po' di domande, più l'aspetto tecnico mi interessa, cioè sono quello che fa rompe un po' le scatole sull'aspetto tecnico. Ma prima di tutto, web app, cioè io sto sul vostro sito e il c'è un grande scarica l'app. Attualmente abbiamo, diciamo, puntiamo tutto sull'app, diciamo, nativa, non web app. In realtà inizialmente Zonzer era solo un sito, diciamo responsive e tutto. L'idea è quella nel tempo. Attualmente sul sito si possono vedere le avventure, vedere la community, non si può attivamente partecipare o scrivere nelle chat. L'obiettivo è quello di far sì che anche sul sito si possa usufruire di tutta l'esperienza utente che sia sul... Tutto quello che vedete è il meglio che noi riusciamo a fare, compatibilmente col fatto che tutti noi abbiamo un primo teoricamente lavoro. Cioè questo è il risultato, quello che c'è adesso non è niente di definitivo, infatti abbiamo in sviluppo sia il sito anche poi appunto tutta la parte per i professionisti. Chiaro, viene da pensare che sia più facile fare la web app velocemente che un'app su iOS e su Android. Comunque, una cosa che abbiamo considerato all'inizio, però... Okay. Intanto due domande al volo, poi mi taccio. Una è team tecnico, quanti sviluppatori, che esperienze? E seconda domanda, questa è un po' più sul prodotto, come voi che ruolo avete nell'avventura? Cioè verificate qualcosa, proteggete gli eventuali clienti oppure raccogliete feedback sull'avventura stessa? Come garantite qualcosa che viene postato? Non crei problemi di natura legale? Sì. Seconda prima domanda, perché in realtà inizialmente non avevamo le competenze per sviluppare l'app e abbiamo in realtà cercato su Instagram qualcuno che credesse nel progetto, a cui piacesse, che volesse collaborare, tra l'altro senza un ritorno economico. Abbiamo trovato questi due ragazzi, Luca e Lorenzo, che attualmente lavorano in realtà in un'azienda di cui programmano e che si sono innamorati del progetto e hanno, Lorenzo si è occupato diciamo del sito, che poi appunto diventerà più interattivo, diciamo, mentre Luca di tutta la parte dell'app. Quindi rispondendo alla tua domanda, sono attualmente due sviluppatori. Due sviluppatori non ci bastano, ne cerchiamo degli altri. Due sviluppatori part-time. Designer, game designer, cioè appena ci entrano i soldi, le prime persone che vogliamo prendere sono tecnici. Scusa, no, volevo rispondere rapidamente alla seconda domanda. Se volevi... Comunque la seconda... Rispondo io alla seconda domanda. La seconda domanda. La seconda domanda è... la seconda risposta è: noi siamo un social network e nel momento in cui le persone si iscrivono, aderiscono, firmano a un regolamento che ci esonera da qualsiasi dramma possa accadere loro, esattamente come può succedere su Tinder. Detto questo, manteniamo un controllo molto stretto su quello che succede nella nostra community. La pubblicazione delle avventure è diretta, ma le avventure ci vengono notificate immediatamente a tutto il team e non appena c'è qualcosa sulle esperienze proposte o sui profili o che ci viene segnalato, interveniamo immediatamente. Li facciamo ridere.
Ok, abbiamo appena avuto un caso di esibizionismo reiterato, tra l'altro, quindi abbiamo dovuto bloccare 6 account di seguito, e non solo, Lorenzo ha dovuto anche mettere il codice per riconoscere, per il riconoscimento facciale, perché può esistere. E stamattina ho mandato io una mail a una serie di utenti, tutte ragazze, dicendo scusate, è successa sta cosa, l'abbiamo bloccato, cioè, manteniamo la sorveglianza attiva per mantenere la piattaforma priva di trash, pulita. Viene da pensare che è un lavoro piuttosto intenso, ma non solo a livello di annuncio, ma anche Sì, il ragazzo, lo sviluppatore dell'app, ci ha detto oggi che in realtà implementeremo presto un sistema, tra l'altro di Google, che permette di, sulle singole immagini, foto caricate, di avere una serie di parametri che ti dicono se a livello, diciamo, pornografico, di violenza o di razzismo, cioè se c'è un punteggio, diciamo, che rischia di... Okay. Però al di là di tutti gli strumenti, diciamo, digitali che noi possiamo mettere, AI, eccetera, per quanto riguarda invece le esperienze reali, l'unica cosa che noi facciamo attualmente e che continueremo a fare è mettere a disposizione un'assicurazione giornaliera, 3 giorni, infortuni, viaggio, al prezzo più basso che siamo riusciti a trovare. Non essendo noi un tour operator, non possiamo essere responsabili di quello che poi succede agli utenti, oppure poi ci saranno appunto gli utenti invece tour operator professionisti che a quel punto si occupano di tutto quanto. Sì. Ok, grazie. Io volevo fare un po' di domande sulla prima o seconda slide, sugli utenti attivi. Voi avete detto 15.000 utenti, 800 attivi al giorno e 5.000 avventure. Volevo capire un po' meglio la distribuzione, cioè perché mi sembra un po' sfalsato come numero. Cioè, quanti utenti sono andati, hanno avuto un'avventura, hanno partecipato, quindi avete detto 10.000 richieste di partecipazione, sapete quanti effettivamente poi hanno attivato, diciamo? Allora, noi abbiamo introdotto un sistema di recensione dell'avventura che sostanzialmente chiede agli utenti hai partecipato? Non immediatamente. Quindi questi i dati sulle partecipazioni. Dopo l'avventura, sì. Sì, no, ma noi l'abbiamo introdotto da subito sull'app, è stato dopo qualche release, quindi i dati sulle partecipazioni, noi abbiamo i dati sulle richieste di partecipazione al momento, sulle effettive partecipazioni è un po' difficile mantenere il controllo, perché comunque, cioè, noi adesso chiediamo un feedback, alla fine tra l'altro il feedback serve anche a noi per alimentare l'algoritmo, perché poi ti chiede non solo se hai partecipato, ma con quale delle persone, come si vedeva nella demo, con quale delle persone che hai conosciuto lo rifaresti. In realtà le risposte alle recensioni sono in crescita adesso, cioè adesso che questo strumento sta funzionando, però noi non possiamo avere la garanzia di quante persone ovviamente partecipano. Insomma, non so se rispondo un po' alla tua domanda, ma abbiamo un dato che poco più del 50% di tutte le avventure proposte poi ha effettivamente almeno un partecipante. Questo è. Però sono dati che comunque vanno su un anno, mentre in realtà abbiamo avuto nell'ultimo periodo una crescita, quindi... Poi c'è la stagionalità, però se dovessi fare una stima di quante persone ogni weekend si incontrano tramite Zonzers, io direi 500-600 indicativamente. Ok, chiudo la mia parte di feedback solo con un commento, perché siamo già un pochettino in ritardo. Se avete 17 euro di costo per acquisizione e avete un tasso di activation rate che è simile a 10.000 su 18.000, come spendete? L'unico dubbio... 7 centesimi. Sì, era. 7 centesimi. Cioè, un activation rate superiore al 35-40% è ottimo, è un buon benchmark. E l'unico punto di domanda che avrei è come monetizzate, perché 46 centesimi per average revenue per account è molto basso, però siete in uno stage in cui potete anche dire ok, intanto diventiamo virali e poi vediamo come acquisire. È vero, è tutto qua che... No, vuoi chiudere?
chi risponde? No, no, rispondi, rispondi, io tanto... Ah, ok. Cioè, Pietro, ok, vado velocissima. Allora, quei 46 centesimi sono solo per stimare, insomma, per darvi un'idea, di, per darvi un'idea. In realtà il business model, il business plan che abbiamo fatto adesso in accompagnamento con questa persona che ci sta seguendo, abbiamo calcolato le revenue non solo sugli abbonamenti e sulle intermediazioni, ma anche sulle fee, sulle esperienze. Sulle fee, sulle esperienze e sui viaggi organizzati, che è il grosso del nostro mm-hmm. margine. Il margine che grosso che facciamo è su quello. Quindi quei 46 centesimi in realtà sono una media di qualcosa che non esiste, sono la media delle app di travel che vanno da quelle per okay. prenotare. Ah, giusto, sì, sì. Pieno, cioè è solo, non è la stima che facciamo noi, è che noi facciamo veramente fatica a dare una stima numerica, cioè possiamo dare delle stime di utenti, di quanto ci guadagniamo. Mm-hmm. Adesso nel business plan abbiamo messo dentro i tour operator okay. e le guide, quindi su quello sostanzialmente. Ok, mi sono ripetuto una domanda dalla chat, scusate. Esagerata per essere remunerativi. Sì. Una domanda dalla chat, siete sei founders? Forse me lo sono perso durante la presentazione, se l'avete detto. Siamo sei founders, sì. Ok. Siamo sei founders, yes. Figata. Vado io, dai. Qual è, ho visto le proiezioni finanziarie, eccetera, sono molto promettenti. Se non doveste riuscire, secondo voi, qual è il problema più grosso? Qual è l'ostacolo che vedete come il più difficile da risolvere da qui a sei anni essere con un... di successo, ecco. Allora, l'ostacolo più grande che vedo è il tempo, in senso di rapidità, perché essendoci noi dentro fino al collo adesso in questa cosa, ci accorgiamo di quanto è percepibile il bisogno che ci sia un qualcosa di nuovo nel mondo del turismo, cioè continuano a venire fuori progetti che riguardano le esperienze, il turismo, e anche quando abbiamo parlato ovviamente con tante persone, anche parlando di idee che abbiamo per il futuro, che non sono in questo pitch per questioni di brevità, ci accorgiamo di quanto, cioè se non lo facciamo noi lo fa qualcun altro. Ecco, se non lo facciamo noi arriverà un qualcosa come Zonzers che non esiste ancora. Force mover, ok, che arrivi qualcun altro che con tanti soldi lo faccia più velocemente. Esatto, sì. Abbiamo paura che qualcuno ci metta il sale sulla coda per quello che vogliamo andare in fretta. È finito Gio? Sì, congratulazioni, un pitch bellissimo. E grazie. Lascio la parola a Marcello. Allora, voi tra l'altro avete vinto, se non sbaglio, quindi non avete preso investimenti, però un migliaio di euro ve li siete beccati lo scorso anno, no? 5.000 euro. Ci sono, infatti non sai quanto ho ringraziato Gerardo e non sai quanto... Quando ci siamo chiusi nella sala ovale avevo votato per voi. Comunque, grazie. 5 euro con cui noi abbiamo preso social media manager, che per, se no prima, cioè, eravamo noi a fare tutto con disastri vari. Chiaro. Sicuramente complimenti, perché cioè, considerando che un MVP fatto senza soldi e con pochi soldi, c'è gente che inizia a chiedere soldi molto prima ed è fatto molto bene. Avete anche 18.000 follower su Instagram, appena scaricato l'app non glitcha, funziona. Quindi già questo è una figata considerando che è stato fatto con pochi soldi. La parte finanziaria è quella che mi ha, diciamo, che non ti mette più dubbi, perché è una figata vedere che gli utenti si iscrivono, che c'è un buco nel mercato, però come dite voi è un'app con zero barriere all'ingresso, per cui potenzialmente WeRoad, che ha già x decine di milioni, dice fichissimo questo buco, lo faccio io, o Easyvolo, o Blinku, che di cui sono tra l'altro anche socio, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente la velocità è un punto. Mi chiedo, dal punto di vista di monetizzazione, con che criterio avete fatto quel business plan? Cioè, con che criterio vi siete immaginati che al terzo anno siete in EBITDA? Perché forse l'unico pezzettino che mi manca è una validazione di mercato, cioè dirmi, esiste questo mercato all'estero, da qualche parte, di qualcun altro che lo fa e fattura X? Esiste un'altra app che è un social su cui confluiscono in verticale
tutto quello che riguarda le esperienze e i viaggi organizzati. No, cioè purtroppo non esiste un benchmark per questa cosa. Io non riesco a... cioè il nostro business plan è basato sul fatto che con una base utenti ampia ma non sterminata, noi facendo guadagnando sulle fee tramite i tour operator e chi vende esperienze organizzate, quindi tutte le guide, tutto quello che ti puoi trovare su Get Your Guide, come Booking, mettiamo Get Your Guide, no? un enorme marketplace di esperienze, però tu su Get Your Guide vai perché dici ok, adesso voglio comprarmi un'esperienza guidata, io sono un cliente e mi compro un'esperienza guidata. L'idea di Zonzers invece è che le guide tutte le trovi già lì, è tutto lì sulla stessa piattaforma, e quindi noi i margini li facciamo non sugli utenti ma su tutti coloro che guadagnano sugli utenti. È stato quello che ha guidato il nostro business plan. Ok. Risposta. Ok, interessante. Allora direi, appunto, anche per rientrare nei tempi, possiamo cominciare col feedback. Posso partire io. In generale, mi è piaciuto molto il vostro pitch, la demo è fatta molto bene. Riassunto del mio feedback è meno italiani, per citare Boris, nel senso che ci sono un po' di cose dove secondo me potete puntare un po' più in alto e... ci sono un po' di cose che mi fanno riflettere. Sei founder, sono tanti founder, e voi cercate questo preside, avete stimato 20% di dilution, vuol dire che se avete un lead investor che vi dà tutti i soldi, ha più share di ognuno dei singoli founder, assumendo che le share siano distribuite in maniera... ok. Se una persona ha meno di 5% delle share, non la chiamerei founder, o comunque troverei un altro modo di chiamarla, perché... Un investitore che sente questa cosa, secondo me, si spaventa all'istante. Quindi non so com'è il vostro cap table, però tenetelo sotto controllo, perché è una delle cose più pericolose che una startup possa fare. Cioè vi ritrovate al seed che non avete neanche più la maggioranza delle share e nessuno vuole investire in una situazione del genere. Quindi questa è, diciamo, la prima cosa. La seconda, quando parlate di SOM, 36 milioni è troppo piccolo. Se il SOM è 36 milioni, non vedo l'outcome venture scale, no? Deve essere almeno, per investire in voi, devo pensare che... Esatto, cioè, un VC per investire deve vedere un outcome in Europa che è già più basso della media, ma almeno 300-500 milioni di valutazione, è già basso. Intervengo un secondo, Tommy, scusa, perché già qualcuno in chat mi ha chiesto cos'è il SOM e ammetto che sono andato a googolarlo pure io. Possiamo dire al volo cos'è il SOM? Sì, non la conoscevo. È il mercato che loro realisticamente pensano di poter prendere, diciamo. No, totale. Sì, quel che, totale, sì. Però anno, la storia dell'umanità. Caso, mi sembra. Sarà annuo. Senso sì, che... in questo caso penso che è pensato annualmente, però diciamo in generale soldi, quel dato... numero di persone. Vabbè. È soldi. Capisco che sia molto difficile da prendere quel dato, però metterlo così... secondo me spaventate solamente chi lo vede, e anche l'altro dato del 46 centesimi average revenue per account è molto basso e mi ha spaventato, quindi penserei, di nuovo lo so che è difficile, però penserei a un altro modo di presentarlo. E l'ultima cosa, chi è il CEO dell'azienda? Sei tu, Serena? Ok. Il compito del CEO è quello di raccogliere soldi, quindi mi sarebbe piaciuto un po' più di cioè, ovviamente non devi mentire, però essere un po' più confident sul discorso di raccolta soldi, perché anche lì sento, dice ah ok, ho un advisor che mi dà una mano nella raccolta fondi, mi fa titubare un po', va benissimo, perché chiaramente è un percorso che richiede tanto studio e va benissimo essere supportati da mentori, sono fatti apposta per quello, però ecco, deve essere la tua responsabilità principale, non basta avere un advisor che vi dà una mano, ma è un effort attivo tuo, vabbè, come immagino, insomma, saprai. Questo è tutto. Grazie. Comunque, bellissima presentazione. Comunque, e avete guadagnato, secondo me, un sacco di iscritti oggi. C'è anche chi si è proposto di fare lo sviluppatore gratis per voi, quindi ottimo risultato. Sviluppatori, designer, scriveteci. Vado io.
A me l'idea è piaciuta tantissimo, subito fulminato, trovo che sia un'idea bella, geniale, cioè nel senso che fa parte del solito Uber for X, quindi cioè la piattaforma che mette in comunicazione domande e offerta sul problema specifico, però questa qui è veramente figa come idea, secondo me ha del potenziale. L'implementazione vostra, vabbè, l'implementazione specifica non l'ho vista ancora, però ho un po' paura che... Sento che sei co-founder sono troppi, tutti part-time, non c'è nessuno che ha un commitment molto forte. Mi sembra di aver percepito che l'attenzione all'aspetto tecnico è ancora molto bassa. Il budget per il 2028 è 90% marketing. Queste cose mi fanno un po' mi spaventano. Ho paura che se non c'è un forte supporto tecnico le cose non possano andare bene. Però giustamente uno dice siamo ancora in fase di prototipo. Però ecco, ho bisogno di sentire più l'aspetto tecnico sotto controllo. Altra cosa, ho paura che un business plan tipo, diciamo, revenue stream così ampie e così tante possano portare a diventare rapidamente una cosa che non si voleva. Ad esempio può diventare un intermediario per tour operator e alla fine sì. Si perde l'aspetto social. Oppure, non lo so, un posto dove la gente va solo affiliate marketing e ti vende le scarpe. Cioè ci vuole una mission un po' più forte e del tipo siamo la piattaforma, che siamo il Tinder delle avventure, diciamo Tinder delle avventure, i viaggi e avventure nel mondo messo online. Non lo so, una cosa che è più focus sul B2C all'inizio, secondo me. Però comunque idea fantastica, Funghetti, cioè mi piacerebbe restare in contatto, perché l'idea mi piace. Molto volentieri. Per quanto riguarda la cap table, sappiamo di dover fare pulizia nella cap table e ci stiamo già muovendo per fare pulizia nella cap table e comunque non sono quote pari. Per quanto riguarda invece... quello che hai detto, cioè il pericolo di diventare qualcosa che non vogliamo essere, questa è una cosa che noi sappiamo molto bene e che difendiamo come il nostro più grande tesoro, cioè noi non vogliamo diventare B2B assolutamente, è un pericolo di cui siamo consapevoli e che teniamo a bada, insomma. Ok, grazie Gio. Vado io. Mi avete già rubato tutti i feedback, comunque l'idea mi piace molto, specialmente perché oggigiorno in cui tutti cercano di fare soldi con startup che aggiungono poco valore, questa sembra una cosa che migliora il mondo, quindi solo per questo mi piace. Sul team è già stato detto, forse è una composizione un po' strana, specialmente sei cofondatori e due sviluppatori. Da sviluppatore io stesso dico questi poveretti devono sollevare tutto questa mole di lavoro da soli. E, come consiglio, magari cercate di capire cosa sta funzionando, quali sono quelle esperienze che stanno portando più attività e più utenti ricorrenti e investire nel migliorare questo aspetto e diventare gli specialisti di questa cosa. Grazie. Gli sviluppatori comunque fanno parte dei soci, sono nostri soci. Ok, sono inclusi, sì. Okay. Grazie. Allora, io ribadisco che il mio feedback principale è diciamo, positivo, perché comunque un MVP così ben fatto con zero soldi secondo me è lodevole, considerando comunque la media dei progetti che io vedo di solito, è un'ottima cosa. La paura da te espressa del fatto che qualcuno possa prendersi questa fetta di mercato in un attimo per colpa delle basse barriere d'ingresso mi sembra molto concreta. E mi chiedo come mai allora abbiate aspettato così tanto per chiedere soldi. Forse l'avrei chiesto già lo scorso anno, perché specialmente con un costo di acquisizione così basso vi avrebbero permesso di volare. Come diceva Tommaso, nel senso, con queste premesse e tanti soldi adesso potreste veramente andare molto veloce. La mia impressione da fuori è che se adesso vi dovessero dare di botto 250.000 euro, probabilmente prima di capire bene cosa farci o comunque prima di sfruttarle in maniera chiara ed efficiente ci metterete un po', perché l'aspetto dei numeri del business plan
e di statistiche erano le cose meno chiare. Chiaramente vi siete focalizzati sul prodotto, che è infatti fatto benissimo, però diciamo che la parte back-end del business è importata al 50% tanto quanto il prodotto, quindi quello forse mi sembra l'ostacolo principale da superare adesso, perché il prodotto è già una figata. Questo qua. E poi vabbè, chiaramente io sono anche socio di Blink-U, per cui tanti dei ragionamenti che avete fatto li ho visti fare anche da Blink-U durante i vari consigli eccetera eccetera. Poi loro sono virati su un altro business model, però diciamo secondo me c'è mercato, proprio perché me lo sono studiato. Grazie mille bene, perfetto. Allora sicuramente feedback del pubblico ottimo, speriamo che insomma abbiate avuto un altro spike di utenti. Mi raccomando, sfruttate la potenza del user generated content, referral, cercate di creare loop attorno a quei concetti lì, perché c'è tantissimo potenziale, e in bocca al lupo. Poi vedremo alla fine della puntata se siete vincitori o meno. Grazie a tutti. Grazie davvero. Grazie mille Serena, grazie Pietro, ciao ciao. Grazie. Come funzionano i voti? Cioè adesso vado... Sì. Ho messo il link allo spreadsheet su cui stiamo votando. Eccoci qua. Quindi potete dare un voto da 1 a 10, è così a sensazione, ragazzi. Cioè non so le categorie. E così via, anche la chat ha votato. Perfetto. Okay. Volevo espellere la condivisione schermo di Serena e Pietro, ho espulso anche loro per qualche motivo. Vabbè. Mi scuso. Sì, siamo un po' lì. Vedo tutti gli altri che stanno aspettandoci. Sì. Infatti, in panchina. Presentiamo subito la seconda startup di oggi, ce la presenterà Domenico. Okay. Eccoci qua, Domenico. Eccoci, di Green Mod. Ciao, ciao Domenico. Ciao Domenico. C'è qualcun altro che presenta con te? No, sono da solo. Ok, perfetto. Allora, siamo tutto orecchie per te, ai tuoi 5 minuti di pitch, aggiungo la presentazione e vai, prendi parola. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, sono Domenico Gaini, sono co-founder e software engineer presso GreenMod, che è la startup della quale voglio parlare questa sera. Sottolineo il fatto che purtroppo non sono un gestionale, non sono il CEO, sono più tecnico, quindi mi scuso se non toccherò diciamo più la parte finalmente, gestionale. Finalmente. Più la parte gestionale ed economica della startup, ne cito però ecco senza approfondirne troppo. Ok, partiamo dal problema. Nel lontano 2021 ci siamo accorti che sul nostro telefono iniziavano ad aumentare la serie di app che usavamo per controllare i vari dispositivi che avevamo in casa. Per esempio abbiamo il condizionatore, purtroppo abbiamo l'app, abbiamo il fotovoltaico, ci installano l'app, abbiamo le lampadine smart comprate su Amazon, abbiamo un sacco di app. Allora abbiamo detto, ok, ma perché non creare una singola app, una singola interfaccia con la quale comunicare, dalla quale comunicare tutti i dispositivi e creare delle varie sinergie? Quindi per esempio se i fotovoltaici producono tot, accendi la pompa di calore, accendi il condizionatore, e soprattutto con un occhio di riguardo per l'aspetto energetico, nel senso che, ok, va bene, è comodo accendere la luce con la voce, però c'è modo di risparmiare qualcosa a fine mese tramite l'AI. E quindi siamo partiti da questo problema. E la soluzione, abbiamo detto, ok, creiamo un qualcosa, un'applicazione, un gateway, dovevamo capire bene, in modo tale che riusciamo a controllare da remoto tutte le app, creare queste sinergie, quindi grazie alle automazioni, monitorare i consumi e poi fare appunto efficientamento energetico. Un home assistant però aperto al pubblico, perché l'home assistant è appunto per gli smanettoni. E allora abbiamo detto, ok, abbiamo testato, siamo partiti dal problema, abbiamo trovato la soluzione, l'abbiamo validata e siamo andati alla ricerca di fondi. Abbiamo trovato un'azienda nel veronese che si chiama STA Servizi, che ha investito 100.000 euro a fronte diciamo del 20% di quote della società. E dopodiché abbiamo composto il team, composto da 6 persone, le 3 figure sopra sono operative full time, dei quali diciamo 2 sviluppatori, e le figure sotto sono più senior che ci seguono per la parte manageriale e per la parte IT, che hanno diciamo già delle aziende, non grandi, non grandissime aziende, però aziende solide nel territorio appunto di Bergamo. Abbiamo poi partecipato all'incubatore di impresa a Bergamo, dalla quale siamo lì da un paio d'anni, e appunto nel 2022 abbiamo creato la nostra startup GreenMod. Dopo qualche mese, diversi mesi, abbiamo provato il nostro gateway che si chiama Alfredo, che richiama appunto Alfred di Batman, che vuole essere appunto un maggiordomo della casa e delle aziende.
Abbiamo integrato una serie di protocolli, qui ve ne mostro alcuni, soprattutto anche in ambito industriale, e ve lo spiegherò poi tra un attimo il perché. Quindi abbiamo integrato una serie di dispositivi, abbiamo supportato attualmente, qua vi mostro alcune marche che abbiamo integrato, soprattutto con un occhio di riguardo verso la parte più diciamo del condizionatore, pompe di calore, eccetera. E adesso vi mostro diciamo una serie di schermate appunto di quello che abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato appunto Alfredo, che è un gateway fisico, l'abbiamo anche virtualizzato, nel senso che è full cloud. Abbiamo sviluppato una progressive web app con la quale appunto è possibile effettuare queste funzionalità, diciamo. La prima tra tutti è il classico controllo remoto, quindi su ogni singolo dispositivo offriamo un telecomandino dalla quale diciamo è possibile controllare da remoto. La cosa carina è che su alcuni dispositivi riusciamo a tirar fuori anche diciamo uno storico di allarmi, in modo tale che magari il tecnico di turno può cambiare gli allarmi, per esempio questo è un condizionatore. Abbiamo l'interfaccia appunto degli scenari, che ci consente di creare quelle sinergie di cui parlavo prima, l'analisi diciamo dei dati, lo storico, ma questo bene o male lo si vede spesso. Mi fermo un attimino di più sul focus dell'energia, proprio perché siamo partiti con l'idea, ok, connettiamo i dispositivi, ma il nostro focus finale è quello di fare efficientemente energetico, e quindi abbiamo iniziato a fare appunto questo focus sull'energia, facendo un'analisi sul consumo e sulla produzione. Dopodiché appunto l'applicazione è multiutente con i vari permessi granulari, il tutto costruendo i dati a sicuro, nel senso che noi in primis usiamo Alfredo per le nostre case, abbiamo puntato sulla sicurezza, tutti i dati personali sono cifrati, e il che diciamo ci rende tranquilli e sicuri nel 2023. E il business model è il seguente: vendiamo l'Alfredo una tantum e abbiamo poi un abbonamento ricorrente o mensilmente o annualmente per utilizzare i servizi appunto del cloud. La situazione ad oggi: abbiamo fatto diversi mesi di sviluppo, ci siamo affacciati giusto in questi mesi sul mercato, quindi i numeri non sono enormi, tutt'altro, abbiamo integrato più di 100 dispositivi, quindi di marche e protocolli diversi, abbiamo installato attualmente 20 Alfredo, soprattutto, anzi, la maggior parte in contesti B2B, e diciamo il totale dei dispositivi che gestiamo quotidianamente sono più di 500. E in futuro l'obiettivo è arrivare al mercato B2C, quindi far risparmiare effettivamente all'utente finale, soprattutto tramite l'intelligenza artificiale. Infatti stiamo già facendo degli accordi con delle startup qui sul nostro territorio, verticali sull'AI, analizzando appunto poi tutti i dati che stiamo raccogliendo da questo annetto, questa parte. Ho concluso, grazie dell'attenzione, questo è il nostro sito se volete dare un'occhiata. Grazie. Ok, grazie mille. Ok. Beh, direi che possiamo invertire l'ordine così che non ci rubiamo i feedback sempre uguali. Arto, io che ero l'ultimo, quindi. Vai. Forse nella presentazione manca tutta la parte di, diciamo, business plan, eccetera, eccetera, giusto? Puoi darmi qualche informazione su questo? Allora, purtroppo, come dicevo prima, non sono tanto, diciamo, gestionale. Purtroppo il CEO stasera aveva da fare e purtroppo non ha potuto fornire materiale. Quindi, diciamo, il nostro business plan è appunto in brevissimo quello che citavo prima. Quindi l'obiettivo è quello di vendere gli Alfredo, che sono appunto delle schede fisiche, soprattutto in ambito B2B. Infatti il nostro obiettivo attuale è quello di autosostenerci, perché a fronte appunto di quei 100.000 euro di investimento da quest'anno a questa parte, l'obiettivo è ok, sosteniamoci, non andiamo a cercare altri fondi, anche perché siamo già in 6. Sì. Okay, quindi l'obiettivo è bootstrappare. Esatto. Ok, e cosa quanto vi aspettate di guadagnare? Bootstrappare mica tanto, perché hanno venduto il 20% al 100k, se non sbaglio. Sì, no? Diciamo da adesso in poi, ignorando questa diluizione. Il settimo founder, il founder silente. sì, diciamo il nostro obiettivo è appunto stare in piedi da soli. Numeri alla mano purtroppo non li ho, nel senso li ho, ma non voglio proprio sparare numeri a caso e far figure, proprio perché non sono appunto gestionale. Appunto, giustamente abbiamo venduto il 20% a 100.000 euro,
però è, diciamo, la parte che ci ha fatto iniziare, altrimenti purtroppo non avevamo modo di partire, proprio perché l'MVP nostro purtroppo è molto complesso da realizzare, nel senso che siamo partiti proprio a realizzare tutto il gateway, tutto il cloud, tutto l'interfaccia grafica, chiaramente. Ok, ultima domanda. Sì? Ok, ultima domanda. Quanto costa il pagamento una Tantum, il pagamento ricorrente, e qual è l'utile sul business model? Non l'utile dell'azienda, ma sul business model. Ok, attualmente vendiamo al B2B, il prezzo di listino è di 3.000 euro il gateway, più un l'abbonamento ricorrente al cloud, che varia a seconda dei numeri di dispositivi che andiamo a gestire. Per esempio, stiamo gestendo un albergo che ha più di 100 dispositivi, quindi il prezzo varia chiaramente a seconda del dispositivo. L'utile... Tu intendi Alfredo? Alfredo sì. È il gateway che costa 3.000 euro? Sì. Okay. Esatto, sì. Chiaramente offriamo poi tutto il servizio di personalizzazione, di progettazione sull'impianto, quindi diciamo l'ho sparato al volo, ma c'è dietro tutto un ragionamento. L'utile su tutta la baracca, in percentuale onesto non lo so appunto, però diciamo che il CEO è ingegnere gestionale, mi fido di lui che sa fare i conti, almeno spero. Hai delegato troppo a sto CEO, però mancano delle informazioni cruciali. Comunque va bene, io ho fatto Sergio Brio, vedremo se Sergio Brio. C'era qualche co-founder in chat, magari poi ci daranno informazioni okay, okay, loro. Okay, okay. Ma quindi una domanda al volo, questi 20 che avete installato li avete già venduti o li avete dati gratis, state facendo una beta? Allora, sì, allora una parte di questi sono già venduti, soprattutto ad alberghi che ha portato l'investitore, perché mi scuso non l'ho detto, l'investitore è vero che ci ha investito 100.000 euro per il 20%, però è un'azienda che installa impianti di caldo freddo. E guarda caso è un segmento molto interessante nel nostro caso, perché vogliamo proprio arrivare lì, cioè vogliamo fare efficientemente energetico agendo diciamo su caldaie, su condizionatori, e guarda caso il nostro investitore li installa appunto nel veronese. Questo investitore qua ci sta portando appunto clienti, ripeto, come dicevo prima, principalmente alberghi, quindi su grandi edifici e con grandi appunto quantità di dispositivi. Quindi una parte l'abbiamo già venduta, un'altra parte in test che si concretizzeranno appunto nei prossimi mesi. Ok, grazie. Sì, avevo una domanda molto simile. Quanto era stato difficile vendere questi Alfredo? Però okay. Hai già risposto. E magari una domanda follow up, come se io acquisto questo Alfredo, quanto mi aspetto di risparmiare in termini di bollette? Ok, qual è il... sì. Ok, come dicevo prima, allora al momento l'Alfredo stiamo vendendo al B2B, il nostro obiettivo è arrivare al B2C. Abbiamo fatto diciamo dei calcoli e delle stime senza sparare numeroni grossi, abbiamo diciamo previsto un risparmio in bolletta almeno dai 10-15%, chiaramente dipende dal contesto. Ora siamo in una fase in cui stiamo raccogliendo dati soprattutto da contesti diversi, quindi sia contesti grandi sia contesti piccoli domestici, per poi addestrare appunto modelli di intelligenza artificiale mirati appunto nelle varie diciamo situazioni, per poi appunto fare efficientamento energetico. Quindi sono numeri diciamo che abbiamo stimato, non sono provati, quindi prenditi con le pinze, lo scopriremo appunto nei prossimi mesi. L'ultima domanda, chiudo con l'intelligenza artificiale, come aiuterebbe nello specifico? Perché sono sempre un po' scettico. Ok, allora la nostra idea è quella di proporre all'utente una serie di scenari / automazioni mirati a seconda dei dispositivi che lui ha installato. Per esempio, se ho i fotovoltaici, ho i condizionatori, ho la pompa di calore, forniamo una serie di algoritmi ad hoc diciamo per il suo contesto. Quindi una prima funzionalità è appunto questa. Quindi non agiamo direttamente sull'abitazione, perché chiaramente magari anche molti utenti non vogliono, è più diciamo un consiglio in una prima fase, e poi diciamo, cioè l'idea è appunto modulare anche l'utilizzo dell'AI, quindi
dando dei consigli, eventualmente poi agendo a seconda del, del contesto. Ok, interessante. Ho detto, bellissimo il focus sull'efficienza, anche se non ho ben capito in che modo la vostra UI, che essenzialmente in che modo riesce a efficientare, ma non era la domanda principale. La domanda principale è, ne stavo preparando una, ma ho visto che in chat sono arrivate 4 o 5 identiche, che sono: cosa vi differenzia da Home Assistant, da dove sta Control 4, UbiHome. No, Control 4 è il sistema su cui sono basate queste applicazioni, però sì. Nest, e dove sta? Sì, nel senso, cosa vi differenzia dalla, dalla, dalla concorrenza, esattamente, essenzialmente? Ok, allora, per la parte di Home Assistant, sostanzialmente è in parte quello che vogliamo fare noi, nel senso che ti fornisce appunto la, il, un'interfaccia per controllare N dispositivi, chiaramente per smanettoni, quindi bisogna saperci avere a che fare, soprattutto aver, portarlo avanti nel tempo, nel senso che tanti purtroppo ci hanno detto che hanno perso un sacco di tempo a setuparlo, poi purtroppo aggiornamenti su aggiornamenti hanno buttato via tutto perché non funzionava più niente. Quindi quello che vogliamo portare è, ok, simile Home Assistant se vogliamo, però per l'utente in cui non deve fare praticamente niente, se non diciamo configurare i suoi dispositivi. Il focus rispetto appunto agli altri, attualmente il focus è quello diciamo di integrare più dispositivi del caldo freddo e soprattutto sui pannelli fotovoltaici, proprio perché ok, le lampadine come dicevo prima interessanti, però ci importa più sul lato diciamo energetico. Attualmente abbiamo creato appunto l'MVP mirato sul costruire appunto il gateway, quindi per creare poi tutta l'infrastruttura per fare efficientemente energetico, che è appunto un capitolo che avverrà nei, nei prossimi mesi, e il focus è appunto poi quello. Sì. Altra domanda al volo, voi siete anche qui, siete 6 co-founder, se ho capito bene? Esatto, sì. E una cosa che faccio, il criterio con cui Tommy ha scelto le startup, chiaramente. Sì, ho tutte quante 6 co-founder. No, dicevo, non riesco a, non mi compila in testa il fatto che tra 6 co-founder si deve andare a vendere il 20% a una SRL, non so, a un'aziendina, per prendervi per 100k, mi sembra, non lo so. Quello che vedo da investitore è, cavolo, 20% per 100k è, vuol dire stare con l'acqua alla gola. Non lo so, voglio essere duro e cattivo, dico. Stavate la canna del gas, oppure se ma no semplicemente... Vai. No, dico semplicemente eravamo in una fase in cui volevamo partire, però non avevamo appunto la spinta e una diciamo una mano per poi vendere, nel senso che ok, è dignitosissimo stare la canna del gas. No, ci mancherebbe, però diciamo, l'investitore che viene dopo dice: Madonna, cioè devo interagire con queste persone, e però c'è uno che ha più quote dei co-founder, ciascun individual co-founder, e ha messo 100k, con che gioia ti do un milione. Però pare di aver capito che ha portato tutti i primi clienti, quindi... sono smart money. Senza di lui. Sì, poi non ho capito se voi volete continuare senza investimenti per un medio periodo o è una vostra visione da qua per sempre. Sicuramente nel medio periodo non vogliamo, non siamo alla ricerca di investimenti, proprio perché adesso iniziamo a vendere grazie appunto all'investitore, quindi ok che ha messo i soldi, però adesso ci appoggiamo alla sua rete di vendita. È considerabile una startup in questo caso? Nel senso, perché manca forse, come mai una startup che investimenti? Perché deve muoversi velocemente, scalare, eccetera, eccetera. Qua forse manca l'elemento dello scalare. C'è il device, c'è il cloud, se vogliamo, può volendo scalare, no? Ok. Sì, allora, lato mio, forse faccio un misto tra feedback e domande. In generale mi chiederei fortemente, e ti chiedo, perché B2C? Cioè, mi sembra che sia un mercato molto difficile da penetrare, dove o ci sono gli smanettoni che usano queste app ma che odiano one time payment più subscription, oppure ci sono persone che non ne capiscono niente, che sono
molto che devono essere educate, molto difficili da prendere. Però sono quindi, B2B, il business è B2B. Sì, però loro dicono che vogliono andare B2C. Quindi la mia impressione, appena l'ho visto, ho detto, ma il B2B vi sta funzionando, perché non vi concentrate solo su quello? Cosa vi ha spinto sì, verso concordo. Il B2C? Il B2C in realtà, se non sei vendor per first party, è complicato, se non fai i device tu in prima persona. Esatto, infatti è proprio il ragionamento che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, nel senso che inizialmente l'idea è proprio andare in primo sul B2C, poi abbiamo detto e ci siamo accorti che ci mancavano i fondi, soprattutto per andare a prendere appunto questi B2C, portandoci dietro tutti quei problemi che appunto giustamente si citava. E appunto in questa fase abbiamo detto andiamo sul B2B e diciamo sosteniamoci in modo tale che in caso a fronte diciamo di tutti gli introiti, tutte le revenue che abbiamo, riusciamo per poi in caso a spingere poi sul B2C. In questa fase e sicuramente nel breve medio termine andiamo sicuramente sul B2B e lo porteremo avanti. L'idea del B2C è, a seconda di quanto riusciamo a sostenerci, andare a prendere diciamo, il B2C e poi investire anche sulla parte di AI. Quindi sicuramente adesso ci stiamo muovendo col B2B, ma perché funziona e ci fa campare. Tra i founder c'è qualcuno che si occupa di sales? Sì, sta entrando... Domenico, non lo vedi? Sta entrando la rete commerciale. Diciamo c'è un founder che sta seguendo la creazione della rete commerciale, soprattutto qua nel nord Italia, grazie anche all'investitore. Di conseguenza andiamo un po' alla vecchia a prendere le aziende, soprattutto qua diciamo nel nord Italia. Locale. Quando esatto. Sento rete commerciale mi viene una fitta al cuore, ma è un problema mio. Che è una cosa, diciamo che... Troppi pochi inglesismi? Che c'è gente in chat che si lamenta degli inglesismi. State al Twitch Tank, vi lamentate degli inglesismi. A me la parola commerciale piace. Mi sa di azienda bresciana... Della esatto, provincia, esatto. Sì. Quella persona che va con la valigetta a bussare alla porta. Che però nel tempo fanno più soldi nello startup medio, eh? Sì, quello sicuramente. No, cioè, il problema secondo me è che è un prodotto molto tecnico, quindi... sarebbe bene avere una persona che è parte del founding team, visto che è un prodotto, come dici tu, che è principalmente B2B al momento, che sia in grado di vendere 16 ore al giorno, super passionate, visto che non gli piacciono gli inglesismi, che sia in grado di comunicare meglio la vostra azienda. Però insomma, se la rete commerciale funziona, avete già contatti, va bene anche così. Mi sa che ci mancano molti financials qui, nel senso sì. Cioè, chi ha chiesto quanti costi avete, che ricavi avete, purtroppo senza questi numeri è un po' complicato. Sì. L'altra domanda che prenderei dalla chat per chiudere il giro di domande è legata all'AI, no? Stessa domanda in realtà che avevo io, cioè parli dell'AI come una cosa che è core del prodotto, però poi dici la facciamo in partnership con un'altra azienda che fa AI, e già questo per me è un po' un problema, cioè se è una cosa che è al cuore del vostro prodotto e di come funziona, allora deve essere una cosa interna idealmente. E poi la mia sensazione, come quella di investigando, è che quello che hai descritto sia fattibile con una serie di scenari hard-coded, chiamiamola così, no? Cioè alla fine quante opzioni ci sono, quanti tipi di prodotti esistono che vi richiedono l'utilizzo di un AI? A volte ci mettereste di meno a fare 100 scenari hard-coded di ok, l'hotel ha bisogno di spegnere le caldaie a quest'ora e riaccendere a quest'altra ora. Quindi sì, ti faccio un po' di sfida su questo tema, se avete pensato perché vi serve l'AI. Sì, diciamo che in questa fase appunto stiamo facendo quello che dicevi della parte degli scenari un po' hard-coded. L'idea appunto dell'AI è quella appunto di che viene in una seconda fase è più quello di raccogliere poi informazioni e fornire una serie di scenari poi customizzati. Chiaramente ottima appunto osservazione, perché ho detto che è core in una seconda fase. Purtroppo adesso siamo nella fase di autosostenerci vendendo l'Alfredo con appunto una serie di scenari hard-coded. Okay. Vi abbiamo buttato giù il sito intanto, ci dicono che abbiamo buttato
queste 5 query per second. Ok, vogliamo passare alla fase di feedback? Feedbackiamo. Parto io. Allora, in realtà a me piace molto il settore, in realtà è il classico settore poco sexy, dove paradossalmente si riesce a fare bel business dove gli altri non vanno. Tra l'altro, anche se quell'investitore è entrato a prendersi una bella fetta, probabilmente ha portato anche un po' di network di... altri fornitori, altre aziende del settore con cui diciamo rapportarvi, ed è anche un settore dove con un po' di know-how è facile differenziarsi, e con un po' di esperienza ci si trova in mano anche la possibilità di poter pivotare, quindi non è, nel senso, secondo me è un ottimo settore. Manca, da quello che ho sentito chiaramente, manca forse l'aspetto startup, come dicevo prima, quindi ci vedo più una possibile grande azienda che fa un pacco di soldi, ma non è necessariamente una startup. Chiaramente mancano, per poter fare una valutazione efficace, mancano dei dati fondamentali, non c'è stata una slide con la market validation, quindi competitor, che numeri fanno i competitor, che numeri potreste fare voi, se come avete valutato il mercato, se c'è spazio, se non c'è spazio, quanti soldi potreste fare in uno scenario ideale, quanti in uno scenario non ideale, il vostro business model, quanti soldi fa, quanti ne spende, ci sono dinamiche per cui c'è economia di scala, eccetera, eccetera, tutte quelle domande che uno si deve fare chiaramente per convincere un investitore. Quindi se io fossi un investitore non mi avreste convinto, è vero anche che non state chiedendo soldi in questo momento, però come pitch, diciamo, nonostante mi piace del generale e tutto, come pitch non mi ha convinto, forse anche a causa della mancanza dell'amministratore. Posso andare io? Vabbè, tu già, vai tu. Anche a me il settore piace molto, ne parlavo con NBA, dei miei amici, che se dovessi investire in un settore nel nord Italia, Svizzera, per i prossimi anni, quello dell'aria condizionata, delle pompe di calore, perché nessuno qua in Svizzera ha l'aria condizionata, ma tra 10 anni ce l'avranno tutti, secondo me. E comunque è un settore in crescita, è un po' noioso, come good dice point. Marcello, però sono i settori noiosi dove... No, ma non è neanche noioso, perché sono dei bei problemi. C'è Romualdo che sta... nella presentazione... Il meglio di sé sta tirando fuori. La presentazione è un po' poco scientifica, nel senso che mancano tutti... A noi costa X, per generare Y siamo in... Quindi la presentazione andrebbe lavorata un po' per migliorare questi aspetti un po' più analitici, ecco. E vi incoraggerei nei prossimi mesi a cercare di vendere il vostro prodotto a non clienti del vostro investitore, per vedere se ha un mercato al di fuori di questo network, com'è che si chiama in italiano questo network business? E almeno questa rete, andate in Calabria, andate in Sardegna, cercate di venderlo lì a cold call e vedete se avete successo anche in questi mercati. Anche in Veneto. Ok, provo io. In realtà sono un po', non so cosa dire, sto sudando perché non so cosa dire, perché in realtà è un business che non conosco, potrebbe essere fighissimo o bruttissimo e non ne ho idea. Nel senso che mancano un po' di dati numerici, mancano un po' di dettagli sui costi, sul se siete già profitable, se non lo so quali sono, almeno non so, ultima domanda, siete in positivo o state in perdita? Nel primo anno siamo stati in perdita, fiscalmente positivi, ma per via di sgravi fiscali. Okay. Nel secondo anno abbiamo finito, diciamo, l'MVP, quindi non riusciamo ad essere ancora sostenibili, vogliamo essere sostenibili dall'anno prossimo, quindi chiaramente vendendo più Alfredo. Ok, sai che l'abbiamo perso, l'ho frizzato Domenico. Si è frizzato un attimo, è tornato su il sito e è sceso Domenico. Cioè, la banda è costante tra quanta banda poter allocare per il sito e quanta per la streaming. La somma, no, dicevo, non lo so, mi sembra un settore stracompetitivo, forse c'è tantissima domanda anche, ma è stracompetitivo, e non essere first party nella produzione di hardware
rende molto difficile fare gli intermediari su questa cosa, secondo me. Cioè, non so, interfacciarsi con miliardi di protocolli, di firmware, di sistemi già funzionanti. Non lo so, avrete fatto le vostre indagini di mercato? Spero, credo. Però ecco, forse mi associo a quello che diceva Gio, concentrerei sull'allargare la base clienti al di fuori della vostra rete iniziale. Quella potrebbe essere relativamente facile da catturare, però poi magari essere piccola. Però niente, non ho grandi feedback, un settore difficile per me. Beh, allora chiudo io, sì, concordo discorsi sul pitch, il pitch che ho valutato, mi sembra, quando insomma vi ho contattato, era diverso, se ricordo bene, quindi forse vi abbiamo messo troppa pressione anche col discorso dei 5 minuti delle informazioni e quindi forse avete tolto cose che comunque erano utili da sapere. E in generale mi piace, cioè penso sia importante per una persona, immagino tu sia CTO, non so qual è il tuo titolo, però comunque... Ok, quindi sei il founder, sì, e responsabile della parte tecnologica. Mi piace vedere che anche una persona che ha questo ruolo sappia i numeri dell'azienda. Secondo me è importante perché aiuta tanto nella decisione, nelle decisioni. Quindi questo è un primo feedback. So che succede, però ecco, mi sarebbe piaciuto. E sì, ecco, in generale l'altra cosa è testate il modello di vendita e Se quello poi scala, potete anche tranquillamente cercare fondi, quindi bootstrapping non è una religione. Nel vostro caso ha senso perché avete già dato via il 20% dell'azienda. Anche lì, secondo me, forse potevate spingere un po' di più, tenervi un po' di più, però capisco anche il discorso dell'abbiamo bisogno di soldi per creare l'MVP e sono smart money, quindi sfruttateli il più possibile. Magari è una situazione rara, magari ci sono anche opportunità per voi per fare una piccola renegoziazione, ne dovrete parlare anche con un potenziale investitore futuro. E che altro? Sì, anche qui, 6 founder sono tanti, non so come sono distribuite le azioni, però tenete il cap table pulito perché è facile fare un casino. E tra questi 6 founder, visto che si parla di AI come core e di B2B, secondo me un sales forte e una persona che si occupa di AI sarebbe stato utile, oppure togliere il discorso AI come core dalla presentazione e dire stiamo valutando l'impatto che l'AI può avere sul nostro business, però al momento non è core. Questo è un po' il mio feedback. Va bene, grazie mille. Perfetto, allora ringraziamo Domenico che comunque Domenico ha avuto coraggio a presentare, fare un pitch da CTO, non è da tutti. Non quindi, è facile. Sì, quindi grazie mille e grazie mille. Diamo il benvenuto alla terza startup. So ciao che, Domenico, grazie. Si tratta di una persona molto, molto fit che va a letto presto, quindi ci scusiamo in anticipo per il ritardo, diamo il benvenuto lo chiamiamo con nome d'arte, a Simo Riccio. Grande Simo! Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, abbiamo interagito. Ho ancora un'ora di autonomia, dai. Ok, benvenuto. grazie. Vado io col tasto presenta? Sì, condividi la tua presentazione, che così cominciamo. Ok. Se vado così qua. Full la vedete, no? Sì, la vediamo, anzi forse, okay. Forse puoi anche ingrandirla di più se vai su riproduci, praticamente fa full screen, sì. A me la dà già full screen. Non ti sta condividendo la pagina allora, ti sta condividendo la pagina dietro. Ok, ora vediamo il tuo mouse che si muove. Vediamo il mouse. Sì. Io quando vado qui fa così. Sì, è un classico. E fai condividi schermo intero da StreamYard, allora. Chiudi tutti i porno e fai condividi schermo intero, almeno questa è la mia routine quando devo condividere schermo intero. Sì, probabilmente c'è non è preso lo schermo della presentazione. Ora spegnere. Ok, ora perfetto, ci siamo. Sì. Ci siamo. Okay. Vai, allora i tuoi 5 minuti, vai.
Certo, presentazione che parte con questa mini clip presa da Wall-E, questo film da Disney Pixar del 2008, dove se noi andiamo a vedere vediamo un'umanità in un ipotetico anno 2800 che comunica solo attraverso schermi, sta bella seduta tutto il giorno e viene addirittura raggiunta dal cibo ovunque. E a guardare questi punti sembra di vedere che ci siamo già arrivati in realtà, e quindi uno potrebbe pensare figata. In realtà tutte le ultime ricerche dicono che siamo più sedentari, con tutte le conseguenze che ci sono di dolori, malattie, eccetera, più isolati e in fondo anche più depressi. Quindi sia il corpo che la mente, diciamo che tutte queste comodità non sembrano apprezzarle così tanto. E quindi nel 2022, diciamo che per dare il mio contributo al mondo, ho aperto uno spazio a Milano che unisce una zona di coworking a uno studio fitness, dove appunto tutti il nostro target è ovviamente freelance, ma anche gente in smart, imprenditori, content creator, insomma, chi può organizzarsi la giornata può venire lì a lavorare, ma sicuramente trovare quell'ora di tempo per allenarsi e socializzare anche. Visto che è una combinazione questa tra due realtà, con una combinazione di tasti, ho voluto chiamarla Control Fitness. Questa era un po' la premessa, perché dopo aver validato, diciamo, l'idea nell'ultimo anno ampiamente, visto che oggi comunque è molto frequentato, ci siamo trovati davanti a un bivio, e il bivio era: per dare questa soluzione a tutti o aprire almeno una sede in tutte le province italiane, o andare a cercare di trasportare questa cosa che per noi è importante, per il nostro target, su qualcosa di digitale. E ovviamente se siamo qui è perché volevamo fare qualcosa di digitale. Il nome del progetto è quello che noi come trainer diciamo più spesso alle persone che si allenano, e quindi ecco che nasce DaiDai, che è appunto una piattaforma di allenamento online pensata però nello specifico per i lavoratori che hanno determinati obiettivi. Quindi da una cosa così che immagino che per la persona che magari sta tutto il giorno a lavorare potrebbe anche essere respingente, o parlare di un interno coscia, di una abs challenge. O Body fit. Sì. O parlando invece dall'altra parte di yoga, una cosa un po' più zen, siamo arrivati a quella che per ora è appunto una web app, che è la nostra piattaforma, dove qui l'obiettivo non è tanto un lato estetico, quanto appunto già dalle categorie o dai nomi dei programmi un ritrova il focus, ricaricare l'energia, quindi quello che secondo noi può aver bisogno il lavoratore oggi. E vabbè, qui ho messo un po' di competitor anche indiretti, tipo appunto uno bravo Serenis, che invece è psicoterapia, però mi piace anche molto la comunicazione che hanno fatto e mettere al centro quello che è il problema. Abbiamo poi tutto sbilanciato ovviamente sul corpo, i vari body fit e similari, al centro un po' tra mente e corpo ci sono le piattaforme yoga, che però abbiamo immaginato non attirassero appunto il lavoratore che non vede lo sport come una componente della propria giornata. Il nostro business model quindi è classica piattaforma con subscription mensile o annuale, più avremo anche una vendita delle consulenze poi individuali con i vari trainer o nutrizionisti per chi vuole approfondire. Il grosso ovviamente è un B2C, che è lo stesso target fondamentalmente di Control Fitness. È interessante anche il discorso B2B, quindi anche tramite le politiche di welfare aziendale dare l'accesso alla piattaforma. Ad esempio già noi come Control andiamo nella sede di Amazon Italia a Milano, però anche lì rimane una cosa che è circoscritta alle persone che riescono fisicamente a presenziare. Invece con la piattaforma si riuscirebbe a fare sicuramente altri numeri. Qua abbiamo trovato alcuni dati di quanti sono attualmente gli iscritti in palestra, ovviamente ci sarà sempre più nel tempo uno switch con quelli che invece usano l'online. Qui abbiamo delle stime realistiche per quello che è subito il prossimo anno, quindi ci siamo dati di arrivare almeno a 1000 utenti, e lì sotto ho messo alcuni dati per vedere di cosa si può arrivare a parlare anche. What's next? Sicuramente andare a vedere come chi usufruisce di determinati contenuti da casa andrà poi a farli in futuro, rimanere aggiornati.
Abbiamo poi queste opzioni che grazie all'IA si può andare già a tradurre l'app eventualmente per fare un vamos vamos o in realtà anche in tutto il mondo. E un'altra cosa interessante che a noi interessa è andare a vedere i dati della piattaforma, dove abbiamo più abbonati, e quindi andare casomai un domani ad aprire nuove sedi di Control Fitness dove vediamo che c'è un picco di utenti, per dargli anche una sede fisica dove appunto ritrovarsi poi dal vivo. Ci sono io, che il mio percorso è appunto in scienze motorie, quindi io sono il lato fitness, ma vedo anche bene quello che è il lato del freelance, perché ho da un po' di anni che provo a raccontare l'avventura sui social. C'è poi Giuliana che, nonostante per ora abbiamo parlato sempre di attività locale, siamo riusciti già a fare delle belle collaborazioni, delle cose fighe, e vabbè, tutti i vari collaboratori, dagli altri trainer, nutrizionisti, quello che tiene il sito, eccetera. La roadmap, così poi finisce la presentazione. 2022 abbiamo aperto Control, nel 2023 avevamo fatto una beta per amici e parenti, ma l'abbiamo lanciato 3 giorni fa. E nel 2024 è un po' un punto di domanda, perché si aprono diverse strade, tutte in validazione attualmente, ma cioè tutte che stiamo valutando, ma in realtà noi prima vorremmo validare ovviamente meglio quella che è la piattaforma. Grazie, e la presentazione è finita. Allora, come interrompo? Ok, okay, grazie. Sì, si fa il contrario? Vai, dai, che tipo le... Ok, dai, parto io. Allora, sì, intanto grazie per la presentazione. È bello vedere la presentazione di un prodotto che ha lanciato 3 giorni fa. È interessante come esperienza. Quindi partirei da lì. Quali sono i numeri del lancio di questi primi 3 giorni, che sono le uniche cose forse concrete che abbiamo fino ad ora? Ma in realtà abbiamo gli iscritti attualmente di Control, e doveva partire la DB, ma tra piccoli problemi col pixel eccetera partirà domani. In realtà il grosso poi lo fa la comunicazione in questi progetti, quindi i numeri si vedranno da domani. Ok. Immagino la domanda che abbiamo un po' tutti in testa è cosa vi differenzia nel pratico da BuddyFit o dal il training su YouTube, da Yoga Academy, sì, quindi quella forse è la domanda più importante. Nike, eccetera eccetera. Ma fondamentalmente appunto sicuramente quello che sarà la comunicazione che faremo attorno alla cosa, dove mentre altre piattaforme spingono appunto sullo yoga, che però potrebbe non interessare, o su un aspetto fisico, io immagino il lavoratore che è l'antisportivo non prenderà mai in considerazione di iniziare. Invece ad esempio Sereni, se uno bravo, hanno fatto un sacco di marketing mirato su quello che poi è il problema, andando a far capire alla persona che può esistere una soluzione, e un po' la nostra missione è quella lì, quindi spostare tutto il racconto e tutta la comunicazione sulla persona che la sera sbatte la testa sul tavolo perché sta tutto il giorno seduta, ma non è neanche attirato da una piattaforma come può essere BuddyFit, che ti mostra l'atleta nelle loro comunicazioni. Okay, a livello di contenuti c'è una differenza? Cioè una piattaforma come BuddyFit ha sia il Zlatan Ibrahimovic che ti fa fare la verticale, che contenuti un po' più soft, quindi c'è qualcosa che avete pensato nei video che andate a creare per rendere l'esperienza migliore specificatamente per questi lavoratori? Allora, di base abbiamo degli allenamenti che poi andremo un pochino a vedere, cioè anche quelli che sono alcuni argomenti extra, perché poi ovviamente c'è anche dei video ad esempio di nutrizione che però ti parlano di, non so, come non avere l'abbiocco dopo pranzo, quindi tutti i contenuti andranno a convergere su quelli che possono essere le problematiche, o gli stessi allenamenti sono fatti per farti ritrovare il focus con determinate caratteristiche dell'allenamento di per sé. Quanto posso? Che mi sento un potente potenziale. Vedi a non usare gli inglesismi? Mi sento un potenziale utente. Quanto di
personalizzato c'è nell'esperienza utente e quanto è contenuti buoni per tutti. Questo non l'ho capito. Cioè, personalizzazione e eventualmente anche poi servizi one on one, ovviamente. Sì. No, di base si trovano workout che uno può andare a filtrare in base un po' alle metriche tipo tempo a disposizione, tuo livello, okay, eccetera. Quindi c'è una ricerca interna che ti fa selezionare quelli che sono che ti possono matchare con le tue esigenze del momento. Ok, vabbè, volevo capire il business model, quindi sarebbe subscription oppure no, subscription. Ok, quindi la stiamo paragonando anche ad altre piattaforme tipo uno Bravo, Serenis, quindi c'è anche uno one-to-one coaching? Sì, sì. Non è ancora implementato, ma ci sarà la possibilità per chi vuole un percorso più personalizzato e lì sono delle video call. Penso che anticipo domande e poi forse faranno gli altri sul... Non ho visto un po' un business plan... diciamo solido, nel senso quali sono gli obiettivi finanziari, l'eventuale sì, evaluation, se state chiedendo soldi, cioè la parte financials mi sembra un po' scarna. Sì, sì, sicuramente una figura ad esempio che cerchiamo è una che ci aiuti più sotto questo aspetto. Finora è sempre stato fare le cose, vedere come evolvono e puntare più in alto, però abbiamo sempre fatto tutto noi internamente. Vado io con una domanda: come strategia di marketing, distribuzione, cosa avete in mente? Faccio questa domanda perché penso che ormai queste schede d'allenamento siano diventate un po' una commodity, non so come si dice in italiano, è un bene, tu si trova gratis ovunque. Penso che quello che vi possa differenziare dagli altri è come vi si trova, come vi si trova. Quindi lato marketing noi ovviamente penseremo a tutto quello che è advertising, sia fisico, quindi nelle città, sia social, anche influencer marketing, e quindi è far arrivare un messaggio che catturi l'attenzione. Poi ovviamente ognuno potrà scegliere dal video gratuito su YouTube al personal trainer della propria città, però sicuramente faremo una comunicazione diversa. Ok, io volevo chiedere come sta andando il lancio di 3 giorni che hai lanciato 3 giorni fa? Però è stato comunicato agli attuali iscritti di Control. Di cui... E come hanno reagito? Positivamente, nel senso che noi lo veicoliamo ovviamente non in sostituzione di quel servizio, ma per i giorni in cui non ci si vede, perché soprattutto puntiamo su workout veloci da 20-30 minuti e quindi per integrare in altri giorni. Ok, c'è una community, no? Intorno alla tua realtà, c'è una community, giusto? Sì. Social, anche su Instagram, eccetera, eccetera, corretto? Sì. Avete... Quindi... L'obiettivo, se questa fosse effettivamente una delle slide, se questa fosse una presentazione per eventuali investitori, eccetera, eccetera, in questo momento tu cosa staresti chiedendo? Di cosa senti di aver bisogno? È un capitale per accelerare quella che è raggiungere quote di mercato in questo settore. Quindi sicuramente fare le cose in organico, abbiamo visto anche amici e colleghi che lo fanno, ma... ci si mette finché diventa esponenziale a livello di utili mensili, invece ovviamente un capitale va ad accelerare. Ok, per me è tutto chiaro, quanto basta per dare feedback, quindi possiamo ripartire col giro. Ok, io faccio un'ultima domanda, quali sono i numeri del coworking? Cioè quanti utenti avete lì, quanti vengono giornalmente? Allora, noi non diamo il coworking solo per lavorare, ma sempre solo in abbinamento a un piano di allenamento. Comunque stiamo parlando di 200 metri su Milano divisi tra coworking e zona fitness, quindi attualmente avremo una 50ina di persone che frequentano e chi frequenta fa entrambi. Ok,
Ok, bene, allora sì, posso partire con il mio feedback. Al momento, se dovessi decidere di investire, penso il motivo principale sarebbe legato a te come persona o a comunque la realtà che avete costruito a Milano. Cioè uno può dire, ok, mi faccio convincere perché hanno costruito qualcosa di figo, che sta funzionando con persone contente, però chiaramente abbiamo pochi dati per vedere il resto, non mi aspetterei molto di più. Ecco, sarebbe bello avere già dei dati su, guarda, in 3 giorni 100 persone hanno visto un video e hanno fatto esercizi. Mm-hmm. Perché non sapere i numeri mi fa pensare che magari appunto l'adoption non è stata così alta. Poi più in generale, sì, dovete assolutamente risolvere il problema della distribuzione, perché non andrete a competere lato advertising con BuddyFit, non ce la potete fare a livello di costi, non avrebbe senso, e dovete personalizzare il prodotto per il vostro target. Al momento non penso che l'allenamento diverso sia abbastanza, perché ci sono tanti allenamenti specifici per chi lavora su YouTube banalmente, ma anche su altre piattaforme, quindi penserei... per esempio, potete fare una partnership con Serenis, con Uno Bravo o con altre piattaforme che si occupano di welfare, benefit aziendali, per dire, ok, noi vi forniamo la parte del benessere fisico insieme alla parte del benessere mentale, per dire. Poi chiaro, il rischio con queste partnership è sempre che vi taglino fuori, però visto quanto è saturato il mercato, mi sembra un rischio che quasi vale la pena prendere. E è molto interessante la parte B2B, perché è un grande mercato. La stessa BuddyFit ci sta entrando, tutte quelle che fanno questo tipo di piattaforme ci entrano, sì. Però se riuscite a spiegare perché il vostro prodotto è in maniera specifica ottimo per chi lavora, allora può avere senso, può essere più facile da vendere. Dovete trovare queste metriche, queste informazioni. Può anche voler dire, non lo so, mettere un journal all'interno dell'app che ti fa documentare quanto ti senti produttivo dopo certi esercizi, oppure cominciare a chiedere quando ti vuoi allenare in base alla tua schedule lavorativa. Però ecco, quella è una parte difficile, non riesco a vedere il futuro al momento. Ok, grazie. A me sembra la concorrenza molto ampia e molto spietata. Qui non abbiamo visto nessun numero sull'attuale performance. Non riesco a giudicare, sento soltanto che c'è veramente molto molto competizione. Mi piace il focus sul lavoratore, ma anche lì ad esempio viene da pensare, avete menzionato tantissimo BuddyFit, ma c'è ad esempio anche 7 Minute Workout, che anche in Google era stra popolare, o anche altre più americane. Sono tantissima concorrenza e sono aziende che hanno decine di sviluppatori, un business plan completo. Quindi non lo so, forse il fatto che voi abbiate anche un luogo fisico può far sì che può essere un servizio offerto in bundle con la subscription al vostro, non so, lo vedo come un bel servizio extra da offrire a chi già è vostro cliente. Ho paura che sia molto difficile fargli prendere piede finché non vedo altri dati. Tutto qua. E poi con questa competizione c'è bisogno o di un piano personalizzato oppure di qualche testimonial enorme, quindi ingenti spese in marketing. Porto Francesco Totti a fare gli addominali, queste cose qui. Ho paura. Il pupone. Forza Roma, forza, ritrovo sta sciarpa. Stavo in casa, ho trovato per te. Ma cos'è questa roba qui? Ma tipo la portavo tipo 30 anni fa. Vabbè. La magica. Scusate la digressione. Scusate la digressione. Patriottismo. La cosa mi è piaciuta molto l'introduzione della presentazione in cui dicevi che in un futuro distopico saremo seduti davanti allo schermo. Poi però nella presentazione vai a far vedere Next Step, c'è uno col Vision Pro e ha detto beh, ma ci stai tu facendo avverare questo futuro distopico. Però non tutto il giorno seduti, dai. Onestamente mi sarebbe piaciuto vedere una startup analogica, quindi una palestra dove non c'è elettricità, solo
Sono convinto che tra 15-20 anni questo mercato sarà più grande, esisterà e avremo tutti l'app con gli esercizi, il personal trainer. Come già detto da tutti, ci saranno profit margin minuscoli, anzi quasi forse negativi, perché ci sarà la Nike, Apple, che ti vende l'iPhone, ti vende le scarpe, quindi vendere piani di allenamento mi sembra un mercato veramente difficile, se non è in combinazione con vendi scarpe, vendi telefoni, vendi internet. La parte analogica mi gasava di più. Ok. Allora, a me, diciamo, la realtà che hai costruito mi sembra una ficata, anche l'idea che hai avuto. Non è una startup, secondo me. È un modello di business che si può applicare in vari casi. Io sono amico di Dario Vignali e Denise, che hanno fondato Yoga Academy, Giulio Cacatarra, che ha fondato Aria Training, conosco, ho intervistato i fondatori di BuddyFit, e anche quelli di Stereanis e di Uno Bravo, quindi conosco un po' tutte queste realtà. Per rendere startup devi ragionare in quel modo, per cui il tuo fattore differenziante non è vagamente differenziante, ma è, come direbbe Peter Thiel, 10 volte meglio rispetto a quello che è il mercato consolidato, per cui ti devi sempre fare la domanda: non mi basta essere diverso dal mercato, ma io devo essere decisamente diverso dal mercato, e idealmente con alla base una tecnologia dirompente, che è un po' il core di tutte le startup, no? Ho appena letto From Zero to One, in realtà no, l'ho letto a 18 anni, però diciamo che è un po' una bibbia, mondo startup. Non mi sembra una startup, mi sembra un ottimo business model, mi sembra un ottimo modo per monetizzare una community, nel senso che monetizzare è anche dare valore a una community, nel senso che non è che se non è una startup allora non ci si possono fare soldi, anzi ci sono mille modelli di business che non sono da startup, ma ti permettono di avere ampi margini, monetizzare bene, semplicemente non raggiungi pubblico europeo, americano, tutta Italia, ma un pubblico ristretto con cui però puoi già pianificare un business plan decente e interessante. Onestamente, se io dovessi fare una startup non la farei in questo settore, mi sembra competitivo, per cui se io fossi te proverei a virare più sul troviamo un modo senza investimenti di curare a basso costo la community, consolidarla e alla mia community dare questo valore aggiunto, che probabilmente sarà ben disposta a spendere nonostante prodotti competitor, perché per loro è un valore aggiunto il solo fatto di farlo con voi. Poi, se come ha fatto Yoga Academy si riesce a intercettare un trend, per cui non è semplicemente fitness ma è un, diciamo, un qualcosa che interessa le persone, però in quel caso bisogna essere molto attenti a guardare il mercato, no? Ancora meglio, perché ti permette di ipotizzare meglio. Dico queste cose, però io sono il primo che a 18 anni ha fatto un hackathon, e quando ho presentato la mia idea mi chiesero qual è il modello di business e io ho chiesto cos'è il modello di business, per cui, cioè, si imparano col tempo queste cose. Chiaro, ok. Sì, sì, mi viene quasi da dire che un'altra strada in realtà potrebbe anche essere quella di usare l'app come canale di marketing. Cioè, dire un po' l'idea che hai detto tu del vediamo dove abbiamo gli utenti e poi creiamo un altro coworking, perché di nuovo l'idea mi sembra molto figa. Io stesso ho adesso l'ufficio e in ufficio mi sono comprato il rack per fare esercizi e la trovo un'ottima cosa, che okay, sto lavorando e poi vado a fare esercizi e così che dopo che lavoro, insomma, non devo andare in palestra, non ho tempo di commute o simili. Quindi ecco, secondo me hai tante opzioni davanti, sarà curioso vedere come andrà. La prima è, ok, proviamo con l'idea di startup, cerchiamo un canale per distribuire velocemente, però sarà difficile differenziarsi. Un'altra cosa che mi viene in mente, che non suggerisco quasi mai perché è diventato un mantra un po' abusato, però nel vostro caso potrebbe aver senso, è: riuscite a pensare a creare una categoria? Quindi Marcello ha menzionato il trend, che è giusto, però il trend dello yoga già è stato cavalcato, il trend del fitness è già stato cavalcato. Se riuscite a inventarvi una cosa, diciamo, stile Krav Maga, magari un po' più sostanzioso, che però appunto è, non lo so, fare esercizio mentre scrivo sulla tastiera. Squat al lavoro. Esatto. Esatto, tipo così, faccio lo squat, premo la barra spaziatrice o cose del genere, allora secondo me c'è qualche opportunità. Altrimenti vedete che, ok, questa non è una startup, non raggiungerà venture scale, diventa o un valore aggiunto per gli abbonati
o un canale di marketing che è gratuito per tutti e tu lo usi e ti buttiamo dentro la community di Control Fitness e ti creiamo il coworking vicino casa. Vedo che ti sei fatto influenzare da Peter Thiel anche tu, no? Crea la tua competizione, Tommy. Eh sì, ti devi mettere fuori business bella, da solo. Bel suggerimento, bel suggerimento. Eh sì. Ottimo, è quasi come se, questo fosse il mio lavoro. Beh, Peter Thiel una letta va data comunque, questo un po' anche chi è in chat, se uno vuole fare una startup ci sta. Beh, però sarebbe molto contrarian non voler reggere Peter Thiel, perché pensi che non ci sia valore, quindi seguiresti il suo consiglio non leggendolo. Esatto. Bene, perfetto, allora, grazie mille Simone. Esatto. Siamo veramente curiosi di vedere come si svilupperà l'applicazione. Ricordiamo che ha un canale YouTube che potete seguire anche per ricevere aggiornamenti in merito. Cosa faremo? Esatto, bene, perfetto, grazie mille. Al canale YouTube, aspetta un secondo, Simo, non so se stai uscendo, dico, il canale YouTube non è il tuo, no? è un altro canale YouTube, perché il tuo canale stai più pubblicando tanto, no? No, il mio no, perché non c'è tempo, però provo a raccontare tutte le fasi di questa avventura. Ok, sì, ok, sì. Poi metteremo il link in descrizione quando uscirà il video, fatto bene. Grazie mille. E arriviamo all'ultima startup, questi messaggi in evidenza. Aspetta. Non ce la faccio. È una persona identica ma più grassa. Abbiamo scoperto che siamo andati alle stesse scuole medie. Alla Bramante, no? Sì. Sì. Però lui su Corsale, io centrale. Però l'esame di terza media l'abbiamo fatto nello stesso posto. Esatto. E lo stesso anno, perché siete coetanei, no? Sbaglio. No. Io sono 97. No? Pure io sono 97, sì. Non so perché Che ti hanno bocciato, Tommy, ti hanno bocciato, non ce l'hai detto. Non l'ho detto, bocciato alle medie. Ci siamo anche visti. Allora. Sono quella a cui è cominciato a uscire il sangue dal naso durante la prova in valse. Bene, allora, invece l'ultima startup di oggi è Emontu che ci viene presentata, abbiamo due co-founder qui con noi, uno è Alberto, eccoci qua, e l'altro dovrebbe essere Giorgio. Ciao, c'è anche un terzo per caso? No, giusto? Okay. No, è soltanto collegato in background, ma... Ok, fa lurker, benissimo. Ciao, allora, aspettate, faccio partire la presentazione. Intanto, quali sono i vostri ruoli, così lo chiariamo subito. Allora, il nostro CEO rimane in background dietro le quinte, quindi io sono CIO e Joe è il CTO. Ok, bene, un leader che sa dare lo spazio agli altri. Esatto. Allora, sto facendo, vediamo un attimo. Giorgio, se stai dicendo qualcosa non ti sentiamo comunque. Scusatemi. Giorgio intendeva me perché stavo commentando il chat message di Matteo e tanta roba. Perfetto, ci la vedete giusto? Adesso? Sì, esatto, ok, perfetto, vediamo. Ok, vai. Allora, ciao a tutti, oggi vogliamo presentarvi questa idea, piattaforma, si chiama Emontu. E sostanzialmente l'idea parte da una constatazione, cioè il fatto che in realtà oggi le aziende hanno una necessità di specialisti o comunque di professionisti altamente specializzati, e questa richiesta sta diventando sempre più, e questo accesso praticamente a esperti deve essere rapido e flessibile. Sostanzialmente ci stiamo rendendo conto che la necessità di esperti specializzati sta diventando sempre maggiore, e anche la necessità stessa della settorializzazione di questi esperti sta aumentando nel tempo. L'accesso praticamente alla conoscenza, lo stato dell'arte praticamente sta diventando sempre più complesso sostanzialmente, perché appunto come effetto di questa settorializzazione, e l'assunzione di personale altamente specializzato spesso si rivela lungo e costoso. E sostanzialmente un ulteriore problema, un ulteriore aspetto che abbiamo realizzato è che sostanzialmente il mondo del business e il mondo dell'accademia spesso rimangono come due compartimenti stagni, cioè due mondi separati che difficilmente riescono ad entrare in contatto gli uni con gli altri. Per cui l'idea è stata questa, cioè creare praticamente una piattaforma
che si chiama Ponte Montu, che riesce a mettere insieme da una parte tipo il mondo delle aziende con le sue necessità e dall'altra appunto tipo tutto il mondo della ricerca, cioè dottorandi, postdoc, professori e anche interi laboratori di ricerca. Per quanto riguarda tipo il livello di il valore che possiamo immaginare, cioè la richiesta che c'è se non altro di personale altamente specializzato e con un accesso flessibile, può essere quantificato sostanzialmente dal valore totale delle piattaforme di freelance, e questo è circa 4,5 miliardi e ci si aspetta che questo aumenterà, quasi raddoppierà entro il 2028. E se pensiamo invece al tipo di persone a cui ci rivolgiamo, soprattutto dal punto di vista invece della ricerca, possiamo immaginarci come numero potenziale 600.000 persone soltanto come dottorandi, ai quali va aggiunto ulteriormente tipo il numero di postdoc e professori. E se pensiamo soltanto al contesto italiano, il numero di dottorandi ci si aspetta che aumenterà, raddoppierà per effetto del Recovery Fund. E se immaginiamo anche tipo un tipico servizio che noi possiamo fornire è sostanzialmente quello di ricevere un progetto ad alto contenuto di innovazione da un'azienda, e sostanzialmente noi lo guardiamo, lo valutiamo, e a quel punto se pensiamo che sia idoneo, cioè soddisfa determinati tipi di caratteristiche, lo carichiamo già nella nostra piattaforma, che matcha praticamente tipo questo progetto con un esperto, con uno degli esperti che sono già in piattaforma. Che questo può decidere se accettarlo o meno, ovviamente tipo una volta che l'esperto ha accettato la palla passa al cliente che decide se accettare o meno l'esperto, e una volta che c'è questo match e entrambe le parti hanno accettato, sostanzialmente il progetto può partire. Questa è la nostra roadmap, sostanzialmente un'idea che è partita 8-9 mesi fa, e in questo momento siamo in quello che si chiama appunto, abbiamo chiamato tipo fase di ricerca e sviluppo. L'idea, perché siamo in questa fase particolare, perché sostanzialmente ciò di cui ci siamo resi conto è che dalla parte accademica in realtà è molto più semplice in realtà coinvolgere persone per motivi diversi sostanzialmente. Da un lato perché le persone tendono ad avere spesso un contratto a tempo determinato, per cui la possibilità di crearsi un piano B o anche un network in ambito aziendale può essere molto utile. E soprattutto anche per il proseguo della carriera accademica, comunque la capacità di potersi interfacciare con professionisti in ambito aziendale, riuscire a ottenere magari finanziamenti privati per la propria ricerca e riuscire a fare divulgazione e dare sostanzialmente un reale valore, un'ottima comunicazione dell'impatto sociale del proprio contributo scientifico è fondamentale per qualunque persona voglia fare ricerca. E dall'altra parte ovviamente c'è un pochino più di pregiudizio nei confronti del mondo della ricerca, per cui quello che stiamo facendo in questo momento è sostanzialmente raccogliere delle persone dal lato ricerca e cominciare a costruire delle collaborazioni e dei rapporti di fiducia con le aziende, sostanzialmente con un ampio range di servizi che possono essere sia sostanzialmente fare recruiting, sia fornire consulenza, e tutto questo avviene sostanzialmente in maniera gratuita, perché quello che ci serve è sostanzialmente ottenere dati dalla parte accademica e anche tipo ottenere dei feedback da parte aziendale, in maniera tale che nel caso poi si raggiungesse un momento in cui si vuole scalare, questi dati legati da una parte alla valutazione del professionista e dall'altra tipo il suo curriculum sostanzialmente possono essere anche utilizzati per creare una sorta di sistema di matching automatico. E detto questo, appunto, questo è il nostro team, siamo tre co-founder, Fra rappresenta più la parte di business, Giorgio è CTO e rappresenta più invece la parte di core di data science, appunto nell'idea di sviluppare questa sorta di meccanismo di matching automatico, e io sostanzialmente sono quello che si occupa più di network, per cui ho praticamente finito un dottorato in network science a Delft in Olanda, e quindi grazie. Questa è la... Perfetto. Ups, grazie mille. Voilà. Vorrei partire per primo io a questo giro. Sì. Ah, vai. Metto un attimo via. Comunque quasi 5 minuti quasi precisi, quindi okay. Intanto ottimo. Allora, vorrei intanto tirare le orecchie alla chat. La chat è stata super, ma i ricercatori non fanno, ma non sono esperti, ma sembrano LinkedIn. Secondo me l'idea è molto, molto, molto figa. E ero offeso dai commenti della chat fino adesso, che siete molto italiani voi in chat, molto italiani. Trovo che sia un'idea molto figa, secondo me ha tantissime cose che vorrei su cui vorrei dare più feedback più che fare domande, perché primo, conoscete gli expert network?
Lì però è, diciamo, consulenza molto rapida. Qui a quanto pare il matchmaking è fatto per mettere ricercatori su progetti e lavorare a medio lungo termine, esatto, o assunzione. Qual è, non capisco qual è il punto finale, allora, di arrivo. Vai Gio, se vuoi. Il termine sarebbe da uno fino a un anno, un mese a un anno. Ok, quindi a sorta di top tal, tipo conoscete top tal? Ci sono tantissime realtà che operano in settori molto adiacenti, però nessuno è focus su ricerca e sviluppo, il che lo rende molto interessante. Diciamo che il nostro focus su ricerca e sviluppo è dal fatto che è un lavoro fatto da un ricercatore che per la vita lavora su quello, studia solo quello e ha tutta un'altra qualità. Io mi accorgo lavorando come consulente, cioè come consulente in Huawei, mi accorgo che spesso prendiamo master, che non master, studenti di master, che non sono dottorandi, e si vede la differenza in tutto, sia partendo dal codice, partendo dall'esperienza e dalla qualità di ricerca. Se posso aggiungere anche una cosa, secondo me è anche un taglio leggermente diverso, quello... Il taglio secondo me del tipo di consulenza o del tipo di apporto che può dare sostanzialmente un ricercatore è leggermente diverso rispetto a quello di un esperto di mercato. Cioè esperto di mercato spesso è in grado... No, è chiaro. Ok, quindi chiaro, non, è più volevo innovazione. Esatto, okay. Le expert network. Il primo approccio è stato quello lì. Ora questa è una bella domanda, questa che vedo adesso in highlight. Mm-hmm. La differenza è essenzialmente siete una società di consulenza... senza aver consulenti direttamente, ma avendo la piattaforma, perché l'aspetto che vedo che scala un po' poco è il fatto che dovete manualmente gestire il matchmaking. Certo, inizialmente sì. E infatti, allora, innanzitutto, secondo me, le modalità di tipo di servizio che noi stiamo fornendo sono molto più ampie in realtà per costruire la base di aziende. Ok, cioè l'idea iniziale era proprio quella di avere tipo dei progetti gestiti insieme tipo a ricercatori, però sostanzialmente appunto per scalare in realtà uno ha bisogno di dati, per cui l'idea qual è? Quella, noi intanto ampliamo la come si dice, il tipo di collaborazione che noi possiamo avere con le aziende, facciamo questo match, creiamo tipo un rapporto di fiducia con le aziende, proviamo a scardinare questo pregiudizio che in realtà, come avete detto, in realtà sembra abbastanza evidente anche soltanto dalla chat in base a quello che avete detto voi, quindi in realtà uno dei punti della slide in realtà funzionava. Oggi la chat non mi sta più piacendo, Tinder per trovare lavoratori. Chissà quale youtuber avranno sparso quest'odio verso l'accademia. Questi che fanno l'università non serve, queste cose qui. Come detto, sono due mondi che in realtà in questo momento si parlano poco, quindi è un po', secondo me, è chiaro, trovo l'idea promettentissima. In realtà la visione utopica sarebbe quella di fare un matching basato su diversi fattori, uno dei quali sarebbe il progetto di ricerca di ogni dottorando, che a differenza del nome, ad esempio io ho un dottorato in innovazione tecnologica ma ho fatto un dottorato di ricerca in computer vision, cioè tutt'altro che fare col nome, o meglio è simile al nome, però se vado a cercare lavoro per innovazione tecnologica non trovo nulla, mentre se vado a cercare un lavoro in computer vision non trovo qualcosa. Avendo per esempio il matching potrebbe essere fatto, l'azienda presenta un progetto e faccio un matching sulla base degli articoli pubblicati da quel dottorando da quel centro di ricerca, considerando l'abstract faccio un algoritmo di associazione o comunque di... Siete degli unici che avrebbe senso menzionare AI, sì, ma non l'avete ancora detto. Il motivo è proprio quello. Che sostanzialmente... La prossima, se c'è una quinta startup, farà una pizzeria, ma che userà AI. Voi... Sì. Ok, mi silenzio. Posso fare un paio di domande? Ho visto nella roadmap che avete già fatto la validazione di mercato, come prima cosa, giustamente mi chiedevo se poteste darmi più informazioni riguardo a questo. E poi la seconda domanda è più sul business plan, quella che ho fatto anche agli altri, sui soldi, quindi ok, avete messo un ipotetico valore in caso ideale, mi piacerebbe capire invece di quanti soldi avete bisogno adesso, come li spendereste, cosa vi aspettate. Allora, sulla... Se posso rispondere io alla prima parte. Sì, prego. Ok, sulla validazione. Abbiamo ricevuto già la prima richiesta di un'azienda che ci ha presentato tre progetti e siamo nella fase di presentare questi progetti a potenziali ricercatori. A livello di competitor o realtà simili, cioè l'assunto che fare matchmaking tra PhD e aziende sia una cosa utile, questo è l'assunto. Qualcun altro ci sta scommettendo a parte voi?
su ricercatori in particolare, no. Ok, ok. E su tutto sulla seconda parte, in realtà, su quantità di soldi di cui abbiamo bisogno, cosa in questo momento in realtà siamo sostanzialmente a zero costi e zero spese. Cioè, quello che noi stiamo facendo in questo momento è semplicemente creare tipo i rapporti con le aziende. Ecco, questo perché... non ditelo mai, se fate un pitch a qualcuno. Okay. Voi avete bisogno di soldi perché vi serve questo per fare... Cioè, anche se state spendendo zero, voi avete un piano. Cioè, vi servono soldi, certo, per fare X, Y, Z. In realtà ho sviluppato il sito in modo autonomo. Cioè, dire questo significa dire non so come spenderle, in realtà. Perché se la tua visione è voglio fare un'azienda molto molto grande che risolva questo problema a livello global, che utilizza l'intelligenza artificiale per fare matchmaking, e poi dici che non hai bisogno di soldi, vuol dire che in realtà non hai un piano preciso, no? Però questo teniamoci per la parte di feedback. Io con le mie domande ho terminato. Vado io, parlando di sempre business model, voi quanto chiedete, come prendete una percentuale dello stipendio del ricercatore? Sì, allora, inizialmente sì, allora ribadisco, in questo momento specifico quello che stiamo facendo è raccolta dati, è il motivo per cui dicevo prima che non stiamo ancora nella fase di richiesta, okay, di soldi, è quello. Cioè, ovviamente l'obiettivo è quello di costruire sostanzialmente un algoritmo. Ma infatti sostanzialmente il motivo per cui oggi siamo qui è che Giorgio fa più la parte sostanzialmente di data science, io faccio più la parte di network, e sostanzialmente la sinergia di questi due aspetti è praticamente il cuore di questo tipo di progetto. Però per poterlo fare in maniera seria non possiamo venire a dire facciamo tipo AI, dobbiamo prima cominciare a prendere dei dati, costruire sostanzialmente, avere una base di aziende che vogliono collaborare con noi. Una volta che abbiamo da una parte tipo i CV e dall'altra parte sostanzialmente tipo le valutazioni, a quel punto si può lavorare ad un sistema di raccomandazioni, sia per fare il match in quei progetti e sia in realtà per costruire dei veri e propri team. Cioè, io posso anche immaginarmi un sistema che sostanzialmente matcha ruoli diversi insieme e costruisce dei team in maniera automatica. Okay? Questa è l'idea. Però per poter fare tutto questo in realtà bisogna innanzitutto cominciare dai dati. Sicuramente tipo a livello di costo di richiesta sì, avremo una percentuale tipo del sia sul match sia in realtà tipo sul progetto totale. Questi, okay, ricercatori, dottorati, dottorandi che voi andate a usare, stanno facendo il dottorato o l'hanno già finito? E se poi questo progetto gli viene assegnato, va ad essere un progetto dell'università o dell'istituto di ricerca, o è una cosa che loro fanno a partita IVA? E come funziona questo aspetto? Questa idea è nata proprio perché in Italia lo stipendio del dottorato è uno stipendio da fame. Io stesso quando facevo il dottorato facevo anche delle consulenze esterne. C'è un limite in Italia che è 5.000 euro che puoi fare delle consulenze esterne per 5.000 euro. Prima di aprire, altrimenti poi devi aprire una partita IVA. E credo che sia l'idea principale, nasce proprio per questo motivo, per dare anche un aiuto ai dottorandi e anche offrire un piano B, diceva Alberto prima. Quindi sarebbe al di fuori del mondo universitario? Al di fuori del dottorando, sì. Uno fa però... side hustle. Sì, sì, allo stesso tempo il progetto può essere preso anche da interi laboratori di ricerca. Ok. Perché vi serve l'algoritmo? Cioè, qual è il valore dietro avere questo sistema automatizzato? Perché non farlo manualmente o lasciare applicare le persone per conto loro? Vado io, Gio? Vuoi... Sì, sì, poi in caso allora, sostanzialmente il motivo principale è per poter scalare, okay? Cioè, tipo, non è un, come si diceva prima, sostanzialmente non è un sistema che può scalare tipo senza un match automatico. E in, vi serve scalare adesso? No, in questo momento noi siamo nella fase appunto di ottenere dati. Cioè, senza i dati questa cosa qui non si può fare, okay? Ed è inutile raccontare che bisogna fare un algoritmo. Se uno non ha i dati, gli algoritmi non si trainano. Quindi... Sì, sì, cioè, diciamo, la mia sensazione è che siete troppo bravi, nel senso che la state approcciando molto da ricercatori o persone che comunque conoscono la materia e si vede. Siete forse il team più forte che abbiamo visto oggi a livello di competenze.
però uscirà un video che ho fatto su Airbnb, su Rabbit, Marchetta, e loro sono marketplace come voi, e la morale della storia, guardando 5 anni di lacrime e sangue che hanno buttato quelli di Airbnb, è che un marketplace ha bisogno di azioni non scalabili e un sacco di testardaggine, e secondo me il vostro pitch sarebbe stato molto più forte se oggi voi vi foste presentati con: abbiamo 100 aziende e 200 ricercatori che sono registrati sulla piattaforma e se la gestiscono per conto loro. Alla fine, guardando piattaforme tipo Upwork o Fiverr, loro ce l'hanno, hanno un minimo di... Ok, ti suggeriscono quale lavoro andare a fare, però poi sei tu che fai application per conto tuo, no? Perché io sto cercando lavoro, sono motivato abbastanza per andare a cliccare su apply, su un bottone. Quindi cioè, questa è una cosa a cui avete pensato, però per qualche motivo non funziona per il PhD, oppure semplicemente paura di entrare così troppo a gamba tesa. L'idea è che c'è stato un momento in cui dovevamo decidere in realtà quanto doveva essere aperta la piattaforma, e il motivo principale per cui inizialmente addirittura stiamo lavorando quasi su invito era di mantenere la qualità tipo delle persone che ci sono sulla piattaforma. Okay, non vogliamo avere tipo situazioni in cui ci sono dei lavori aperti come su LinkedIn e poi ci sono 800 persone che applicano. Okay, cioè dobbiamo essere una garanzia di qualità delle persone che sono sulla piattaforma, non creare ulteriore caos come avviene già in tanti altri ambiti. La garanzia non è il fatto che siano dei ricercatori? Sì e no, nel senso che da un lato sì, però vuol dire le capacità sociali, cioè le skill sociali, il tipo di lavoro che uno fa, cioè sono tutti aspetti, cioè sostanzialmente la valutazione del professionista deve andare su 3 piani, deve andare sulla parte sicuramente di soft skill, deve andare sulla parte sostanzialmente di quanto è bravo a fare le cose tecniche, e poi anche tipo il livello di impatto, tipo di ricerca che fa. Questo senza è un altro aspetto che non scala, però, perché questa è una società di consulenza, stai descrivendo una fantastica società di consulenza, oppure top tal, cioè tipo un network di freelancer di alta qualità, con sì, altissima, con difficile, con selezione all'ingresso dura, però se esatto, entri poi dopo abbiamo un set di partner e ti diamo un sacco di lavoro. Questo è un altro business model. Cioè, sì, io prenderei in considerazione un approccio anche magari un po' più top tal, o comunque mi creerei il problema prima, cioè prima di dire abbiamo un problema perché se apriamo l'application le aziende si ritrovano con 800 application per offerte di lavoro, createvi questo problema, cioè avete i PhD sulla piattaforma, se vedete che ci sono troppe application per un lavoro magari non qualificate, allora ok, non sei PhD in questa cosa, neanche le vedi le altre offerte che non hanno questo tag. Poi lo step successivo può essere: ok, hai massimo 3 application al mese. Lo step successivo ancora può essere: siamo ancora più duri sull'aggiunta di utenti. Però la mia paura, magari ci mettete un mese a fare l'algoritmo di matching, in quel caso ok, fate pure, però la mia paura è che state lavorando a un progetto enorme che ha bisogno di un sacco di dati per essere fatto bene, che vi prenderà magari anche un anno se non di più, e che poi alla fine non avrà tutto questo valore aggiunto, perché tanto non avrete abbastanza dati e il vostro problema diventerà comunque dobbiamo aggiungere persone sulla piattaforma. Preferisco validare prima il fatto che le aziende abbiano bisogno di PhD e poi dopo gestire la parte di matchmaking. Questa è un po' l'idea. Comunque passo da feedback a domande, scusate. Avete in mente di partire dal mercato italiano sia per i PhD che per le aziende, oppure già europeo, già globale? Stiamo iniziando in realtà tipo dall'Italia, sostanzialmente, perché in realtà due dei tre co-founder tipo abitano in Italia. In realtà cioè sostanzialmente ci basiamo su conoscenze e vediamo sostanzialmente se ci sono aziende che hanno bisogno sulla parte in realtà tipo di ricerca, cioè di ricercatore. In realtà è ancora più semplice, nel senso che è sostanzialmente il network che abbiamo. Joe ha magari più network italiano, io posso anche tipo parlare con persone in Olanda e quindi in realtà da quel punto di vista lì non è un grosso problema. Sulla parte invece magari di rapporto con le aziende, forse avere un po' più di contatto, di rapporto, soprattutto in questa fase iniziale, in cui poi magari ci sarà uno spargimento di voce e tutto, però sulla parte iniziale secondo me è importante sostanzialmente che le persone
si parlino e costruiscano un tipo di roba. Chi è il vostro cliente ideale di azienda? Cioè, quali caratteristiche hanno? Hanno presentato un brevetto? Hanno cose? Vai giù. Il cliente ideale è quella azienda che non ha la possibilità di fare ricerca in azienda e quindi vuole fare un piccolo progetto di ricerca di una durata ridotta e si affida appunto al centro di ricerca più vicino, al centro di ricerca più adatto in questo caso. Noi quello che facciamo è mettere nelle condizioni l'azienda di trovare il miglior centro di ricerca o dottorando o ricercatore che fa per lei. E con una consulenza di breve durata riesce ad avere la sua risposta o creare il suo algoritmo che gli svolti l'azienda. Manca solo quelle domande, abbiamo finito? Oppure... Sì. Credo di sì. Okay. Vogliamo... Vuole feedbackare? Feedbacko? Parto col feedback? Allora, secondo me l'assunto, l'idea iniziale è una ficata. Nel senso che, anche per quanto io disdegni l'Accademia, in realtà io in quanto piccola azienda tante volte ho pensato mi piacerebbe essere abbastanza grande per poter fare ricerca e sviluppo dentro Flatmates e tante volte parlando con gli imprenditori ho pensato sarebbe figo se avessero modo di ricercare in maniera più scientifica certe cose e secondo me esiste proprio il need di avere qualcuno più accademico testone che si impunti su alcuni argomenti, anche perché poi invece chi in azienda ragiona come chi deve ragionare in azienda e fa incastrare le cose apposta anche quando non incastrano, quindi secondo me il need c'è. Voi mi sembrate molto tecnici e mi sembra come al solito il vostro limite perché avete descritto in questo momento appunto una bella società di consulenza, comunque un'intermediazione. Quello che io sto capendo in questi anni è, per esempio io ho fatto un'agenzia che non è una startup, ogni agenzia o ogni società di consulenza può essere tramutata in startup o piattaforma, dipende da che approccio la prendi. Io, per esempio, io piccola agenzia, ho 5 persone che fanno effettivamente le campagne per i clienti e le aiutano effettivamente per portarle da A a B, ma io potrei, con molto più sbatti, molti più soldi e molto più rischio, creare una tecnologia che gli permette di andare da A a B in maniera automatica e dargli il pilota, e comunque dargli la console che gli permette di farlo. Ok? Questo è quello che voi state descrivendo sulla carta. Cioè, voi non dovete avere la competenza per portare il vostro cliente da A a B. Voi dovete avere la competenza per creare l'infrastruttura che gli permetta di farlo. Sono due competenze completamente differenti. E nel caso della startup avete bisogno di competenze business. Significa chiedersi quali sono i prossimi step per avere più in fretta possibile questo risultato, quanti soldi ci servono, come vanno spesi. Queste sono competenze che dovete avere e quindi quando vi ho chiesto appunto l'aspetto di business plan e mi avete detto in questo momento non ci servono soldi, questo è molto grave in realtà la tua startup, perché vuol dire che non avete raggiunto questa parte. Non esistono problemi che i soldi non risolvano in questo caso a livello aziendale. Per cui dovete sempre pensare, dobbiamo immaginarci di arrivare domani all'obiettivo con soldi infiniti, come ci arriviamo? Nessuno vi dà soldi infiniti, per cui cerchiamo di fare il più fretta possibile in base ai soldi che abbiamo. Vediamo se mi sono segnato altre cose. No, direi che è tutto. Però l'idea mi piace di brutto. Wow, ok. Grazie. Posso andare io? Vado io? A me l'idea piace molto e sono convinto che siete la prima startup che vedo in diversi Twitch Tank dove c'è bisogno di un po' più di marketing e meno e meno sviluppo tra virgolette, nel senso che secondo me bisogna lavorarci un po' sopra sull'idea generale, sul business model, su come trasformarla in qualcosa che scala. Sono tantissime cose simili, anche Data Pizza ha fatto qualcosa di simile, però più lato piattaforma, anche se credo che la piattaforma sta avendo un po' di problemi e quindi resta ancora il modello quasi semi-consulting, top tal come ho già menzionato, e altre cose. Però la domanda secondo me c'è, magari non in Italia, questo è qualcosa che può avere una visibilità molto più ampia, per cui forse voi avete avuto una bella trovata, però magari siete anche lì, avete detto, per aiutare il dottorando che ha lo stipendio basso. Questa roba qui sembra molto più successo su scala più ampia della semplice scala italiana, perché
perché la ricerca viene valutata molto di più all'estero che in Italia. E c'è poco valore aggiunto in Italia, poche aziende che fanno attività ad alto valore aggiunto, che sono quelle che hanno bisogno di PhD e ricercatori. Però una sorta di Uber per i ricercatori potrebbe non essere male come idea. Alla fine può anche diventare un intermediario di recruitment. Ci sono tantissimi sbocchi e non vedo tanti competitor laterali, ma nessuno diretto. C'è solo bisogno di sviluppare un po' più il business e sicuramente avere un prototipo funzionante, qualcosa di concreto da vedere. Però anche a me l'idea, secondo me, è molto molto bella. È molto grazie. Bella. Vado io. Già stato detto tutto dagli altri. La cosa che mi piacerebbe, magari tra 3-4 mesi, avere più data point, come avete detto voi. Abbiamo tot aziende interessate, abbiamo ricevuto tanti progetti. E secondo me avete bisogno di questi dati non tanto per l'algoritmo, ma per validare la vostra idea di business e per capire quali sono i casi d'uso, i settori, le geografie che vi sono, dove potete crescere di più, perché poi fare l'algoritmo non è così difficile, immagino. Grazie. Sì, feedback sulla stessa linea. Appunto, il marketplace, la cosa più importante è validare la necessità per il prodotto, e all'inizio lo farei manualmente, e se, appunto, magari tra 3 mesi sapere che avete trovato 100 aziende che hanno pubblicato 200 bandi, o chiamatele come volete. Il discorso sull'Italia da approfondire, non conosco il settore, quindi magari c'è un vuoto di mercato talmente grande che ha senso. Magari ha senso puntare su aziende estere che però lavorano con PhD italiani perché guadagnano troppo poco e hanno bisogno di soldi, o magari il contrario, non lo so. Però è così, quello sarebbe interessante da capire. Ultime due cose, sì, cercherei di avere un'idea ancora più chiara di chi è il vostro cliente ideale a livello di azienda. Ok, hanno bisogno di ricerca, però se decidete di cominciare a fare sales e buttarne dentro un po' nella vostra piattaforma, avete bisogno di un profilo un po' più chiaro, quindi vorrei sapere, ok, di solito sono aziende che hanno dai 20 ai 50 dipendenti e che lavorano in questi settori, oppure ho fatto l'esempio dei brevetti, no? Quindi magari hanno 2 brevetti depositati, vuol dire che comunque fanno ricerca, però magari hanno meno di 100 impiegati. Perché una volta che sapete, ok, questo è il nostro target, è molto più facile mandargli email, chiamarli e farli unire appunto alla piattaforma. E ultima cosa, i competitor sono positivi, quindi cercatelo, un competitor che faccia una cosa magari anche simile, molto simile alla vostra. Non è il mercato. Esatto, cioè mi toglie quella paura che questa idea non abbia senso, perché noi siamo gli investitori non saranno esperti di questo mercato, e quindi sapere che c'è un'azienda in America che fa una cosa simile, che funziona, in realtà è un sospiro di sollievo. Tante adiacenti però. Sì, certo, oppure mettete una slide in cui dite questo funziona perché negli sviluppatori funziona così, non c'è nessuno che lo fa per i PC, lo facciamo noi. Quello aiuterebbe. Grazie. Ma poi anche i classici sondaggini, cioè io tante volte nei pitch, cioè abbiamo chiesto a 10.000 persone, sì. Spendereste dei soldi per una consulenza di un pitch di un mese, e uno dice sì. No, forse sì, beh, qui diciamo il sondaggio dovresti farlo, questo è molto B2B anzi è C2B, questa è l'unica startup C2B, cioè nel senso che il sondaggio per l'azienda è complicato. È complicato che ti rispondano, quanti dati puoi prendere? Si deve pagare, come tutto si deve pagare. Sì, infatti, se posso aggiungere qualcosa, abbiamo circa 300 dottorandi in lista, senza aver fatto sponsor. Ditelo subito. Abbiamo user, cioè, delle slide. Chiamate qualcuno che fa marketing qua dentro. Basta. Dunque, questo è un feedback per tutti i partecipanti: tante competenze lato prodotto, poche competenze lato tutto il resto. Cioè fare startup è 50% saper fare quello che la startup fa. Aspetta, però anche saperla fare che startup. Cioè devi sapere
nel senso il business plan e tutto il resto, saperla vendere, saperla tirare investitori. Chiaro, ma fino adesso abbiamo visto tutti quanti col no code, col mocchino no code, anche un po' di tu mi dicevi aspetta sul prodotto. No, vabbè, nel senso sono stato gentile per dire che non c'era l'altro, che non c'era il resto. Ok, bene ragazzi, grazie. Sì. Se posso concludere, abbiamo circa 300 dottorandi in lista, non c'è un dottorando a cui abbiamo proposto l'idea e abbia detto no, o un laboratorio di ricerca e abbia detto no, guarda, i fondi non ci servono, però dal punto di vista aziendale abbiamo 3 aziende. Perché TopTal funziona, perché comunque ha fatto partnership. Vi serve qualcuno che è nel mondo aziende che vi crea partnership, vi manca quell'aspetto. Non serve neanche quello. Scraping di aziende che secondo voi hanno senso e inviate un'email, una sequenza di email domani, ne inviate 150 e 2 vi risponderanno e poi continuate da lì. Come insegna Tommaso, prima scaldate la mail, se no arrivano tutte in spam. Giusto, sì, esatto. Warmupinbox.com, e non ci pagano. Cos'è sta roba, ragazzi? Scusate, che se tu crei scraping, non inviate mail dal dominio principale, perché sennò Gmail vi mette in blacklist. Create un dominio nuovo, scaldate l'email, i servizi che vi fanno mandare email fake tra account diversi, così che sono attivi, mettete la foto profilo. Tu Tommy hai un cervello, sei una persona intelligente, stai sprecando questo cervello, questi neuroni per diventare cattivo, cavolo. Lo so, sono quello che vi fa spammare le inbox, però provateci, è difficile fare cold email fatto bene, però magari qualcuno vi risponde e avete un po' più di dati. Grazie, se io non mi stacco adesso perdo la mia relazione attuale, comunque io lo dico. Quindi, bene, salutiamo. Salutiamo chi deve andare via. Marcello, ti stai andando via anche tu subito? Sì, va bene, nell'arco di qualche minuto. Ci diamo. Ok, salutiamo Alberto e Giorgio. Vi metto fuori campo. E sì, allora, direi che possiamo annunciare, ragazzi, i vincitori. Allora, sì, dai, sì, aspetta, abbiamo la situazione. Non so se voi state vedendo tutti la classifica. C'è un netto primo, netto secondo, netto terzo e netto quarto. Però cosa vogliamo annunciare, Tommy? Solo il vincitore? Sì, dai, o no? La classifica? Sono 4. Sono possiamo 4. Fare sono poi i primi 2. Il podio, così non diciamo chi è ultimo. possiamo dire i primi 2, dai, facciamo i primi 2. I primi due. Allora, secondo classificato con 24 su 50. No. 31. Hai letto male? Fatta male la sopra. Ah, è vero, cazzata. Stop. Sì. Leggo solo in fila io, ragazzi. Ok. Secondo classificato con 31 punti su 50, quindi con la sufficienza, anzi 31.05, è, rullo di tamburi, Emontu. Bravi ragazzi. Gli ultimi che abbiamo appena sentito. E primo classificato, restano quindi Zonzers, Greenmod e Control Fit. Vince la quarta edizione del Twitch Tank 2023 Zonzers con 37 punti quasi. Complimenti Zonzers, grandissimi, forse il voto più alto che abbiamo visto nella storia del Twitch Tank, però può essere. Alle startup, a tutte le startup, state veramente belle presentazioni, grazie. Il formato tornerà fra un mesetto, vediamo, annunceremo a breve la prossima edizione. Ringrazio i nostri Ascani, giudici. Era fuori classifica, era... Sì, ovviamente. Io ho vinto per distacco, chiaramente. Lui ha già ricevuto i soldi sul conto in banca. Ha già vinto. bene. Ok. Grazie a tutti, bene, complimenti ragazzi. Ancora grazie a Zonzers. Grazie Marcello. Buonanotte, complimenti ragazzi. A Zonzers, riceverà il nostro premio in gettoni d'oro. Scrivetemi per l'aumento di capitale, Zonzers. Organizzeremo una passeggiata nudista per Utliberg. Sì. Esatto, con Zonzers. Le persone chiamate Giorgio. Che ce n'erano tanti. Buonanotte. Bene ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi, buonanotte. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.